السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله c'è già un po' di gente. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. Come state ragazzi? Non vi sento se state parlando col microfono. Alhamdulillah, tutto bene. Tu? Alhamdulillah, molto bene. Aspettiamo che arriviamo a 20, poi partiamo, inshallah. Oppure aspettiamo un paio di minuti? Sì, aspetta un po'. Eccoci qua. Ah, cavolo, non si vede il quadro. Vabbè. Mi ero messo in una posizione per il quadro, così me la tiravo un po', però niente, non si vedeva bene. Marwa, assalamu alaikum, anche te. 21, dai, partiamo. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Benvenuti in questo workshop di crescita spirituale. Un workshop che ha come obiettivo quello di conoscere meglio Allah subhanahu wa ta'ala, ma non in maniera teorica, astratta, filosofica, ma in maniera che questa conoscenza abbia un impatto sulla nostra vita, come chiedeva il profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre nel dua: Allahumma arzuqna ilman nafi'a. O Allah, donaci sapienza utile, ok? Non, diciamo, speculazioni intellettuali senza un riscontro pratico. Quindi Allahumma arzuqna ilman nafi'a, e cercheremo di applicare questo hadith anche in questa sessione qui. E prima di partire vorrei far percepire, cioè vorrei rivivificare sia in me sia condividere con voi questo sentimento dell'importanza di partecipare a incontri come questo. C'è un hadith in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam ci insegna che quando un gruppo di persone si mette insieme, si incontra a ricordare Allah subhanahu wa ta'ala, queste persone, questo gruppo di persone vengono accompagnati dagli angeli, vengono avvolti, taghshahumur rahma, vengono avvolti nel rahma, nella misericordia, e vengono tranquillizzati, cioè viene messa su di loro sakina, il termine islamico è sakina, quindi vengono tranquillizzati, rasserenati, ok, i loro cuori. E Allah subhanahu wa ta'ala stesso parla di loro, chiaramente nella sua elevata compagnia. E in un altro hadith il profeta sallallahu alaihi wa sallam ci racconta, molto lungo questo, che vi riassumo, il profeta sallallahu alaihi wa sallam ci racconta di un dialogo straordinario tra Allah subhanahu wa ta'ala e alcuni angeli particolari. Il profeta sallallahu alaihi wa sallam ci ha insegnato che esistono degli angeli particolari che girano il mondo, che girano il globo, alla ricerca di chi ricorda Allah subhanahu wa ta'ala, per far loro compagnia, per far compagnia a chi ricorda Allah subhanahu wa ta'ala e avvolgerli nelle loro ali con tutte le benedizioni che ne derivano. Alaykum assalam, Samar, alaykum assalam, Yasmin. E quando quindi vanno, trovano questo gruppo, stanno in questo gruppo che ricorda, con questo gruppo di persone che ricordano Allah subhanahu wa ta'ala, e poi vanno da Allah subhanahu wa ta'ala. E lui, Allah subhanahu wa ta'ala, chiede loro, chiaramente sapendo già la risposta, però una domanda retorica: come avete trovato i miei servi? Cioè, in che condizioni? Cosa stavano facendo i miei servi? No? E gli angeli rispondono, che riguarda i servi, chiaramente, che ha trovato, di cui ha chiesto in particolare, se erano fimejlis dhikr, ovvero in una seduta di dhikr, una seduta in cui si ricorda Allah subhanahu wa ta'ala, si cresce spiritualmente, ci si cerca di connettere ad Allah subhanahu wa ta'ala, gli angeli rispondono che li hanno trovati a ricordare Dio insieme, aspirando alla sua vicinanza, aspirando al paradiso e aspirando alla salvezza dall'inferno. E Allah subhanahu wa ta'ala chiede loro: ma mi hanno mai visto? Hanno mai visto il Jannah, il paradiso? Hanno mai visto il fuoco dell'inferno, Nar di Jahannam? E gli angeli rispondono di no, e quindi Allah subhanahu wa ta'ala dice loro, per riassumere, non vi dico tutti i passaggi: testimoniate che li ho perdonati.
Quindi questo è un grande tesoro che possiamo portarci a casa da sedute come queste, da incontri come questi, che Allah subhanahu wa ta'ala ci aiuti ad essere costanti in questo tipo di percorso. E poi addirittura poi alla fine di questo hadith c'è un angelo che dice a Dio: guarda che c'era tra di loro una persona che era lì non tanto per dhikr, ma era lì per altri scopi, ok? E non il ricordo di Dio. E Allah subhanahu wa ta'ala risponde nella sua infinita misericordia che chi siede con chi fa zikr non perde. Quindi anche chi era lì tanto per, o per uno scopo terreno, o per uno scopo non di zikr, anche lui porta a casa, diciamo, il bottino per via delle benedizioni di coloro con cui è stato. Quindi questo per dire cosa? Questo per dire, ragazzi, cerchiamo di percepire, soprattutto in questo mese sacro, cerchiamo di percepire quanto vale quello che stiamo facendo e quanto pesa. Quindi rimaniamo connessi, sfruttiamo questa sessione, inshallah, per crescere spiritualmente insieme, in compagnia, perché anche la componente compagnia è una componente importante in questi due hadith. E sfruttiamo al massimo questa sessione, è una sessione pratica, ragazzi. Cioè, ci sarà un intervento iniziale per canalizzare la discussione da parte mia, però poi sarà molto interattiva. Per cui, ragazzi, non fate... se stavate facendo delle altre cose, mettete via il cellulare e connessi e pratici, soprattutto anche magari con carta e penna sotto mano, perché faremo una serie di attività, inshallah. E prima di partire con questa attività parto con una riflessione per canalizzare appunto la discussione. Mettetemi mettere comodo, che mi sono messo su un divano apposta. E Allah subhanahu wa ta'ala, partiamo un attimino, noi oggi il nostro discorso è in nome di Allah subhanahu wa ta'ala, però partiamo un attimino a monte. Allah subhanahu wa ta'ala per cosa ci ha creato? Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Qur'an: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Non ho creato gli uomini e i jinn se non affinché si dedichino alla mia adorazione. E con adorazione, chiaramente, come molti di voi sanno, non si intende solo pregare, digiunare, andare al pellegrinaggio alla Mecca. Quello, cioè, se fosse solo quello, vuol dire che ogni cosa, perché وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, vuol dire se non affinché, cioè, tutto ciò che è fuori dalla ibada non va bene, quindi. Se fosse solo digiuno, se fosse solo preghiera, se fosse solo hajj, significherebbe che tutto il resto dovrebbe essere haram, o dovrebbe essere perlomeno makruh. Invece Allah subhanahu wa ta'ala e il profeta sallallahu alaihi wasallam ci insegnano che in realtà tantissime altre azioni sono considerate, ci elevano agli occhi di Allah subhanahu wa ta'ala. Per cui evidentemente la ibada non è semplicemente salat as-sawm. E cosa si intende per l'ibada? Allah subhanahu wa ta'ala ce lo chiarifica in un altro versetto in cui dice inni ja'ilun fil ardi khalifa, ovvero porrò un vicario sulla terra, riferendosi alla creazione dell'essere umano e di Adamo in particolare, alayhi salam. Per cui la nostra ibada è essere califa di Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? E tutto ciò che è religione, tutto ciò che ci è stato rivelato da Allah subhanahu wa ta'ala, è in funzione del nostro ruolo. Quindi salat è in funzione della nostra khilafa. Perché? Perché è uno strumento che ci fortifica per essere dei khalifa più forti. Il hajj pure. Il sawm ci dà maggiore autodisciplina, perché nel nostro percorso di vita in cui dobbiamo essere khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala in questa vita, dobbiamo essere disciplinati, dobbiamo essere capaci di controllare i nostri comportamenti, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Quindi il khilafa dell'essere umano su questa vita è un compito importante che ha bisogno di una serie di strumenti di supporto. Ok? Facciamo un passo indietro. Cosa si intende per khalifa? Perché magari uno dice vicario, non è che è proprio la parola che si usa al bar quotidianamente o alle macchinette del caffè. Cosa si intende per khalifa? L'ulema hanno, quindi vicario, diciamo la traduzione in italiano, la traduzione più vicina in italiano è vicario. I ulema hanno raggruppato, no? Hanno raggruppato le funzioni del vicario in due macro categorie, macro gruppi. Ovvero, il primo macro gruppo è imaratul ard, ovvero l'edificazione della terra, e il secondo macro gruppo è islah al ard,
quindi migliorare la terra. In realtà, Imarat al-Ard rientra in Islah al-Ard. Ok? Per cui ognuno di noi per cosa è stato creato? È stato creato da Allah subhanahu wa ta'ala per Islah al-Ard, Imarat al-Ard, migliorare il mondo ed edificarlo. Quindi questo è il nostro ruolo di Khalifa. E tutta la religione serve per ricordarci il nostro ruolo e per darci strumenti di supporto per portare a termine il nostro ruolo nel migliore dei modi. E che Allah subhanahu wa ta'ala ci guidi nel migliore dei modi a fare questo. Per questo noi come Strong, cioè come progetto Strong Believer, come Strong Believer Academy, cioè tra i mille corsi che potevamo scegliere, percorsi che potevamo scegliere di fare, cos'è? Il primo che è stato lanciato qual è? Chiarezza mentale. Per cosa? Qual è la motivazione che ci sta dietro al chiarezza mentale, il primo percorso? Perché non abbiamo fatto un percorso di tajweed del Corano? Perché non abbiamo fatto un percorso di lettura del Corano? Anche se l'abbiamo fatto, però non è stato il primo corso. Perché chiarezza mentale è il percorso principe della Strong Believer Academy? Perché poggia sul concetto di Khilafat al-Ard. Perché? Perché se uno vive alla giornata, se uno vive per sopravvivere, per pagare le bollette, per laurearsi, quindi trovare un lavoro fisso, stabile, per prendere la pensione e morire, invece che vivere con la mentalità del, cioè invece che vivere con la mentalità dell'impatto, ok? Il rischio che il Khilafa non la perde di vista, cioè segue Rizq che è predestinato, o fissa me il rischio comune mezzo adun, segue la sicurezza del rischio, il contratto indeterminato, eccetera, eccetera, va in un paese in cui le libertà dei musulmani sono, cioè i musulmani sono pressi per prendere i sussidi, e si dimentica che Razzaqu Allah è che, Razzaqu Allah perché? Perché Allah ci ha detto concentratevi su altro, che è Khilafatullah fil ard. Per cui, chiarezza mentale, perché è il primo percorso di un'academy per i musulmani e non un corso di tajweed? Perché è il corso principe per fare bene il Khilafat al-Ard, perché il Khilafat al-Ard raggiunge il massimo livello, un essere umano è Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala, ai massimi livelli quando ha un progetto di vita, quando ha un qualcosa in cui canalizza le sue energie e quindi lascia un'impronta più profonda, ok? E quindi il suo passaggio in questa vita è un passaggio da Khalifa, il suo passaggio in questa vita non è come è venuto, come è andato, consumato un po' di cose e poi se n'è andato, ma ha lasciato un'impronta. E quindi in chiarezza mentale andiamo a, cioè il percorso ha come primo obiettivo, poi dopo chi vuole saperne di più, sapete, no? Candidatevi a info, strongbelieveracademy.com, se qualcuno dei ragazzi può scrivere l'email, può candidarsi lì e lì l'output principale è un progetto di vita, ma non un sogno nel cassetto. Un progetto significa un obiettivo, una strada in cui impegnarsi e anche i passi per arrivare, no? Questo per essere Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala ai massimi livelli. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creato per questo e la religione che ci ha dato ce l'ha data a supporto di questo. Come si collega questo? E quindi anche la conoscenza di Allah che abbiamo, qui entriamo nel vivo del nostro discorso, è in funzione del Khilafa. Cioè non è un discorso filosofico astratto puro. Cioè Allah subhanahu wa ta'ala è molto di più di quello che sono i 99 nomi. Cioè secondo voi un essere infinito, immortale, onnipotente, onnisciente, perfetto, ha solo 99 caratteristiche? Anche solo l'essere umano ha più di 99 caratteristiche. L'essere umano che è finito, che è ha più di 99 caratteristiche. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala ne ha molte di più di 99 caratteristiche. Asma'ullah al-husna, i suoi 99 nomi. Ma i 99 nomi che ci sono stati dati perché sono funzionali al nostro ruolo di Khalifa. E tutta la religione è così. Perché Allah subhanahu wa ta'ala non ci ha detto, che ne so, quanti anni ha Shaitan? Perché non serve per il nostro ruolo. Perché Allah subhanahu wa ta'ala non ci ha detto di che sesso sono gli angeli o se... Cioè, perché non era utile per la religione. Non era utile per il nostro ruolo di Khalifa. Invece, ciò che ci ha in qualche modo rivelato è tutto funzionale. È tutto funzionale al ruolo di Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala, Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala in questa terra. Per cui anche i 99 nomi, anche i 99, ho visto una persona, mashallah, che da tantissimo tempo che non vedo. Salamu alaikum, salamu alaikum.
E anche i 99 nomi di Allah subhanahu wa ta'ala sono in funzione del nostro ruolo di Khalifa. Mashallah, siamo in 48. Ok? In funzione del nostro ruolo di Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Quindi alla luce di questa riflessione introduttiva, io ho già finito le energie per Ramadan, adesso devo andare a dormire, e in funzione di questa, alla luce di questa riflessione, che utilità hanno per noi, in ottica della missione di Khalifa, questi nomi? Questo è quello che faremo in questa sessione, ok? Che è un workshop in cui insieme andiamo a scoprire, a sviscerare i nomi di Allah subhanahu wa ta'ala sotto questa precisa ottica. Ok? Quindi quello che faremo qui insieme, poi lo cominceremo qui, ma qui inizieremo e poi proseguiremo per tutto il mese con questo tipo di riflessione. Ok? La faremo individualmente, la faremo in gruppo, eccetera, eccetera. Però poi vi spiegherò. Ecco come partiamo. Ogni nome di Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Lo affronteremo così. Prenderemo il nome, quindi qual è il nome? Per esempio, che ne so, Al-Mujib. La definizione del nome, ok? Quindi Al-Mujib significa colui che risponde alle invocazioni, eccetera, eccetera. Poi che ruolo ha avuto nella tua vita? Hai qualche aneddoto su questo nome? Quindi, quella volta io ero davvero in una situazione molto critica e mi si sono chiuse le porte in faccia e l'ultima cosa che mi è rimasta è chiedere ad Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, si sono aperte le porte. Adesso, un aneddoto base, poi ognuno ce l'ha declinato nella sua vita. Quindi ognuno va a ricordare e andremo a farlo insieme. Condividerete ognuno, per chi vorrà, condivideremo ognuno le sue storie. No? Quindi che storia ho alla luce della definizione, alla luce del significato di questo nome, che storia ho, che rapporto ho con questo nome? Così almeno andiamo a rinforzare, no? Il rapporto con quel nome di Allah subhanahu wa ta'ala. Dopodiché, una volta che capiremo di cosa si tratta, una volta che capiremo che ruolo ha avuto nella nostra vita fino ad oggi, andremo a capire che azioni faremo da adesso in poi affinché questo nome sia più presente nella nostra vita e affinché noi siamo Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala migliori grazie alla miglior conoscenza di questo nome. Ok? O grazie alla miglior, più che conoscenza, interiorizzazione, perché la spiritualità non è solo conoscenza, è interiorizzazione. Ok? E poi faremo, su ogni nome, faremo una piccola sessione di tasbih. Quindi, per esempio, Al-Mujib, Subhanaka ya Mujib, Subhanaka ya Mujib. E lo faremo pensando, chiaramente, ai significati che avremo esplorato nelle sessioni precedenti riguardo a quel nome. Ok? Quindi, e l'ultimo step è prendere queste riflessioni e metterle nella community. Nel senso, ognuno, a modo suo, va e su quel preciso nome va e scrive le sue riflessioni, che possono essere raccontare un aneddoto personale, può essere raccontare una riflessione in più che è emersa da questo workshop, può essere, quindi ognuno di voi va poi nella Community Strong Believer, nel gruppo, e scrive la sua riflessione e la condivide con gli altri, affinché poi, perché qua ragazzi il gruppo è da 2000 persone, però qua siamo 50 forse, cioè neanche 50, ok? Cioè possiamo arrivare, se questo evento fra un anno, questo evento può arrivare, che ne so, 100 persone, ok? Però comunque sarà una percentuale minima rispetto al numero di partecipanti del gruppo. Per cui il concetto è questo, il concetto è quello che impariamo qua, diamo un assaggio anche agli altri membri della community, condividendo riflessioni, come avete fatto con il contest. La stessa cosa, quindi riflessioni, ma anche potete esprimervi in maniera creativa. Quindi, come vedete, non c'è tanto da studiare, tra virgolette, no? Ai fini del workshop. Piuttosto c'è da riflettere e scavare dentro di noi. Ok? E scavare dentro di noi. Quindi ricordate questa cosa qui, che conoscere la religione e crescere spiritualmente non sono sempre due cose che vanno di pari passo. Ci sono persone che conoscono benissimo la religione, ma sono aridi dal punto di vista spirituale, ok? E questo non va bene. E poi ci sono persone che sono molto spirituali,
ma ignoranti nella religione. E anche questo non va bene. Chiaramente l'equilibrio è la via di mezzo, è la giusta via. Qui cercheremo di mixare una crescita a livello di conoscenza e una riflessione profonda. Quindi da una parte andremo a accrescere la nostra conoscenza dei significati dei singoli nomi e le loro definizioni, però non rimarremo a quel livello. Poi andremo al resto di riflessione personale per interiorizzare e rendere questi nomi degli agenti positivi nella nostra vita. Ok? Quindi ai fini del workshop e del lavoro pratico che lavoreremo, che faremo insieme, basta trovare la definizione per poi fare il resto, ok? Però vi suggerisco comunque di approfondire, di approfittare dell'occasione per approfondire ulteriori cose sui nomi di Allah subhanahu wa ta'ala e su Allah in generale. Quindi consiglio, per esempio, di leggere i 40 hadith Qudsi, che sono chiamati così perché, a differenza degli altri hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, il sened, la catena di trasmissione non risale al profeta sallallahu alaihi wasallam, ma Allah subhanahu wa ta'ala direttamente. Ok? Quindi sono sempre parole di Allah subhanahu wa ta'ala, ma non sono nel Corano, bensì sono ahadith. Ok? Quindi vi consiglio, prima fonte per approfondire la conoscenza di Allah subhanahu wa ta'ala sono i hadith qudsi, sono davvero, anche senza tanti tafsir, solo leggerli vi si espande il cuore, si riempie di spiritualità, ve lo consiglio. Poi consiglio di andare su YouTube e di fare su Google e fare ricerca al riguardo. Vi consiglio di ricercare però nome per nome. Se scrivete 99 nomi vi escono solo gli elenchi e gli anashid, no? Invece cercate sia in italiano sia in arabo sia in inglese nome per nome. Purtroppo chi sa solo l'italiano non ha tantissimo e cercheremo insieme in qualche modo di colmare a questa lacuna che c'è in Italia. Tenteremo di farlo. Ok, non c'è moltissimo, per cui chi non sa né l'arabo né l'inglese, consiglio dopo il workshop di inserirsi in un gruppo, così può crescere con l'aiuto degli altri. Ok? E studiatelo anche sto arabo e inglese. Ok? Perché l'arabo è la lingua della conoscenza islamica e l'inglese è la lingua della conoscenza in generale. No? Quindi cominciamo a fare alcuni nomi insieme, inshallah. Ok? Così poi, ripeto, noi adesso inizieremo il lavoro insieme. Lo faremo su tre nomi, su due o tre nomi, giusto per avere il modus operandi. Poi ognuno di voi lo può decidere di continuare a farlo con almeno altri 10 nomi. Mettiamoci come standard minimo almeno altri 10 nomi in questo mese, entro il mese prossimo, ok? E continuate voi con questo lavoro o in gruppo, quindi vi mettete in un gruppo, poi vi daremo i form, anzi, pubblicateli pure direttamente il form per candidarsi al gruppo, scrivendo questo è il form, Sumeya scrivi questo, perché poi dobbiamo anche mettere il form di Denia, questo è il form per potersi candidare per poter far parte dei gruppi o per, diciamo, essere inseriti o individualmente o in gruppo. Ok? In quel form potete mettere la vostra preferenza affinché il resto del percorso decidete se farlo da soli, ok? Oppure potete scegliere se lavorare in gruppo, ok? E compilando il form, Sumeya, che è l'organizzatrice dei gruppi, vi combinerà tra varie persone. Se poi ci sono dei gruppi preesistenti che non vogliono cambiare per conoscere altre persone, anche se noi lo consigliamo vivamente, potete iscriverlo, voglio rimanere col mio gruppo originale, ok? Ok, quindi questo è un po' come lavoreremo. Quindi adesso entriamo, mi raccomando, super attivi, ok? Non vivetelo passivamente, non fate l'aspirapolvere mentre ascoltate la lezione, attivi, cercheremo di diciamo, vivere tutto insieme, di interagire. Io ormai sto finendo le batterie, ok? E se vivrete attivamente questa esperienza, sarà una bellissima esperienza, ma non ve lo dico per teoria, ve lo dico perché l'ho vissuta, l'ho fatta fare ad altri, ok? E nel giro di poche di settimane, una o due settimane, io avevo persone che mi dicevano mi si è trasformata la vita. Persone che avevano l'ansia per preoccupazioni, chiaramente non l'ansia patologica, no? Preoccupazioni, l'ansia è sparita. Ok? O molto, molto ridotta. Persone che avevano preoccupazioni per il futuro o robe che rimuginavano sul passato. Anche quelle. Molto limitato. Ok? Si limita molto tutto questo. Ok?
altre cose, forza, motivazione con cui affrontare, perché nel momento in cui uno comincia a vedere se stesso come califa e comincia a martellare questa idea nella sua testa, comincia anche, e comincia a connettersi con colui per cui fa il califa, noi siamo dei delegati, tra virgolette, no? Per chi lavoriamo? Per Allah subhanahu wa ta'ala. E si connette e aumenta questo amore per Allah subhanahu wa ta'ala, aumenta anche la motivazione. Per cui se volete essere più motivati, se volete diminuire le preoccupazioni per il futuro, le ansie del passato, qualche imminenza che avete paura che possa capitare, eccetera, eccetera, questa attività, ragazzi, e se volete aumentare in generale la vostra forza spirituale, questa attività è da affrontare nel migliore dei modi. Quindi partiamo, ok, con un nome. Io ho scelto uno, quello che abbiamo detto prima, partiamo con quello, con El Mujib, ok? Adesso do la parola a voi. Chi sa dare la definizione? Potete anche usare internet, ok? Non serve la definizione accademica del Sifat, eccetera, eccetera, no? Serve una definizione che ci faccia capire, diciamo, una spiegazione che ci faccia capire cosa significa il nome El Mujib, ok? Sbloccate i microfoni oppure, non so, andiamo ad alzata di mano. Allora, facciamo che adesso è libera. Se viene fuori troppo casino, poi andiamo ad alzata di mano. Ok, avete visto il tasto dell'alzata di mano? Penso che abbiate tutti. Vabbè, sbloccate i microfoni e cominci qualcuno a spiegare il nome Al-Mujib o a raccontare quello che sa sul nome di Allah Al-Mujib. Non fate i timidi e non lasciatemi parlare da solo con la chat, se già sono a disagio. E allora, Dreri. El Mujib, ragazzi, El Mujib. Colui che risponde. Colui che risponde? Parte Hajar Buharid. Buharid. Vai, Hajar. Sì, ho detto colui che risponde. Vieni, colui che chiste giudicava. Ok, spiegalo un attimino meglio in italiano, perché abbiamo anche dei fratelli, delle sorelle non arabofoni. Colui che risponde, quindi quando io chiedo a una persona qualcosa, lui risponde. E nel caso di Allah subhanahu wa ta'ala, quindi? Che accetta le nostre invocazioni e le nostre salawat, cioè le nostre preghiere. Le nostre preghiere, le nostre dua, le nostre invocazioni. Barakallahu fiki, Hajar. Qualcun altro vuole aggiungere qualche significato? Sì, io vorrei dire che più che rispondere, accogliere sarebbe, no? Mm-hmm. Ecco, questo. Ok. Qualcuno vuole dire qualcosa su questa cosa del rispondere, accogliere? Cioè, perché secondo te perché è importante, Miriam, specificare, rispondere e accogliere? Cioè, qual è la differenza secondo te? Perché ti sentivi di fare questa precisazione? C'è il microfono spento, Miriam. Sì, intanto sono Jihan, che sono collegata con la mia amica, quindi... Ah, ok, scusa. Ecco, allora, accogliere nel senso che quando tu fai una preghiera, la maggior parte delle volte speri che intanto venga accolta, prima che ti venga mandata una risposta. E quindi, sì? Volevi dire? No, figurati. E quindi diciamo che è un processo di valutazione, nel senso che Allah subhanahu wa ta'ala vede, insomma, se è una richiesta che mi farà del bene e che mi porterà sulla retta via, dalla quale trarrò poi dei benefici. Questo, secondo me. Jazakallahu khairan. Dania, ho visto che ha alzato la mano. Sì, è un po' collegato a quello che stava dicendo la sorella prima, che magari noi certe volte chiediamo a Dio qualcosa, ma magari anche proprio nel formulare la nostra richiesta non siamo, diciamo, non lo facciamo in modo corretto, così per dire. Ad esempio, magari posso dire Dio per piacere o ti prego dammi questo lavoro in particolare. Magari Dio sa che questo lavoro non è buono per me, per cui mi risponde in un modo che è una risposta
e dandomi qualcos'altro, per cui rispondere non significa solamente sì. Ci sono tanti modi. Ok, ok, barakallahu fik. Adesso interpelliamo un po' i più secchioni. Allora, quali sono le possibili scenari che si possono verificare quando noi facciamo un da'a, quando chiediamo qualcosa ad Allah subhanahu wa ta'ala? Quali sono le varie opzioni che possono accadere? Sumeya. Allora, o si verifica direttamente il risultato di quello che è la nostra invocazione, quindi praticamente quello che abbiamo invocato è quello che accade direttamente, oppure la cosa che abbiamo invocato può non accadere immediatamente, ma accadere dopo un certo lasso di tempo quando Allah lo ritiene opportuno, oppure quello che noi abbiamo chiesto e quindi il dua che abbiamo fatto non è il miglior scenario nel nostro caso, e allora praticamente arriva, cioè esaudisce, comunque risponde a questa, diciamo, a questo dua con un risultato che è diverso, che è migliore per noi, perché alla fine è lui che conosce meglio quello che fa bene a noi. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Io non ho la manina, volevo provare. Cioè, non la trovo. Vai pure. Allora, quando noi facciamo due, Allah subhanahu wa ta'ala solitamente risponde in tre modi, se non sbaglio. Non è il momento, non è la cosa giusta per te, oppure ho in serbo qualcosa di meglio di quanto tu mi stai chiedendo. C'è anche un hadith che non mi ricordo sinceramente, che dice proprio queste tre caratteristiche. Cioè Allah subhanahu wa ta'ala risponde sempre a due, però risponde in maniera diversa. Cioè non rimanda mai due di solito, cioè sempre in realtà. Ok, ok. Quindi o accetta due o non era il o lo accetta però in maniera un attimino più ritardata, ok? O ci dà qualcos'altro di meglio. Ok? E questo qualcos'altro di meglio può essere un qualcosa di terreno migliore o un qualcosa addirittura di ultraterreno. Sanè? Io volevo fare una puntualizzazione sul Mujib, no? Quindi, cioè, il Mujib secondo me significa colui che risponde alle invocazioni, invece per quanto riguarda accogliere c'è il nome Estemie. Sì. Diciamo sono delle sottigliezze che possono essere interessanti, però diciamo che per gli obiettivi, no, dell'interiorizzazione del concetto, che sia accogliere, cioè l'accoglienza fa parte della risposta, ok? Quindi Allah subhanahu wa ta'ala accoglie sempre, risponde sempre, però dipende cosa si intende per rispondere, cosa si intende per accogliere, per cui è solo una questione di linguistica. Però barakallahu fiki per questo intervento. Najwa, in italiano, eh? Wacha! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faccio una breve riflessione per quanto riguarda questo nome di Allah subhanahu wa ta'ala. Ismo Allah subhanahu wa ta'ala al-Mujib, ossia, come hanno già risposto le ragazze, colui che risponde, colui che accetta il nostro dua e quindi ci accontenta in maniera magari non come quelle che abbiamo chiesto noi, magari sapendo che non è il nostro bene. Vorrei soltanto precisare una cosa, perché parlando precedentemente con una mia amica, lei confermava e affermava che Allah subhanahu wa ta'ala risponde solo alle persone insomma che gli obbediscono. Questo non è vero, come ad esempio Shaitan, Satan, quando ha chiesto ad Allah subhanahu wa ta'ala di lasciarlo in vita fino al giorno del giudizio, Dio ha accettato questo suo dua, ha accettato lasciarlo fino al giorno del giudizio, e quindi Allah subhanahu in diversi momenti, in diversi versetti nel Coran ci raccomanda come risponde alle nostre invocazioni, ci raccomanda anche a parlargli più spesso, e con tutte queste raccomandazioni poi subhanallah trovi veramente tante persone
che vivono la loro vita un pochino lontani da Allah, cioè questo nome di Dio dovrebbe farci riflettere anche sull'importanza di avere sempre un dialogo con l'Altissimo, anche nei momenti più, non so, più banali. Addirittura pensate che i compagni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, c'era un compagno che gli chiedeva addirittura il sale per il cibo, quindi non so se sono riuscita a far capire il fatto che Allah subhanahu wa ta'ala risponde sempre, che sia una persona miscredente, che non sia credente, che sia credente, e anche il fatto di raccomandare di avere sempre un dialogo con l'Altissimo, di chiedergli qualsiasi cosa una persona vuole, qualsiasi, e subhanallah, vedi che la persona che ha sempre questo dialogo con Dio ha sempre il cuore più legato a Dio, e il suo dua più spesso sente le risposte alle invocazioni che ha fatto, li sente nella propria vita, perché non mi ricordo se c'era un hadith o cosa che diceva che Dio non risponde alla persona che ha il cuore refi, cioè al cuore che mentre chiedi quel dua non è il cuore legato ad Allah subhanahu. E quindi per fare in modo che Dio risponda sarebbe meglio avere questo continuo legame, non aspettare solo il momento del bisogno per potergli chiedere ciò che vuoi. Jazakallahu khairan. Integro questa cosa qui che dice, è giusta, Allah subhanahu wa ta'ala, cioè se uno dice le dua con la bocca, no? E capita. Uno dice dua con la bocca ma non ci crede fino in fondo e il suo cuore è anche distratto, ok? Allora, cioè, è chiaro che non sempre non va a buon fine. Paradossalmente, adesso vi dico una roba molto controversa, paradossalmente una persona meno praticante, che però quando chiede, magari ha un momento di difficoltà o ha un momento di bisogno, ok? E chiede con massimo, diciamo, sentimento una cosa, ok? È più probabile che ottenga, diciamo, una risposta positiva, cioè la risposta c'è sempre, come abbiamo detto prima, c'è sempre la risposta positiva, come abbiamo detto prima, rispetto magari a una persona magari molto credente che però fa dua, ma in realtà non ci crede neanche fino in fondo, cioè lo fa, ma fino a un certo punto, lo fa tanto per fare, ok? Perché magari uno fa dua, ma non ci crede che si realizzerà. Un'altra persona fa dua e dice no, Dio non, sicuramente Allah subhanahu wa ta'ala è come noi pensiamo che lui sia, ok? Con noi, cioè lui si comporta con noi come noi pensiamo si comporterà con noi, ok? Come dice in un hadith qudsi, che vi invito di nuovo ad approfondire. Per cui sentimento, ok? Massimo sentimento e convinzione, e chiaramente se si ha un bel background, cioè un bel, tra virgolette, storia con Allah subhanahu wa ta'ala, è ovvio che aumenta, tra virgolette, la probabilità di ricevere risposta. Sanè, ha la mano alzata o è rimasta da prima? No, è rimasta da prima. Ok. Allora, WM, ti ha alzato la mano? Eccomi, salam alaikum a tutti. Io volevo anch'io condividere una riflessione in merito al nome di Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mujib, che è un po', diciamo, tratta anche dalle mie esperienze personali. Io collego molto questo nome, che tutti hanno detto giustamente, che è colui che risponde, al bisogno, a un discorso di bisogno e di necessità, che presuppongono, come aveva detto la sorella Najwa, un dialogo con Allah. Quindi io credo che prima di far fronte a, cioè prima di interiorizzare questo nome, sia necessario interiorizzare il fatto che siamo noi coloro che hanno bisogno, che hanno delle necessità, che Allah è colui che rimuove le necessità da coloro che le hanno. Cioè, non volevo contorcere il discorso. E c'è una frase bellissima di Ibn Atallah che dice: puoi essere libero da ciò a cui rinunci e divenire schiavo di ciò di cui hai assolutamente bisogno.
E quindi, secondo me, una volta che tu diventi consapevole del fatto di avere un illimitato bisogno di Allah, è lì che il nome Al-Mujib diventa, in un certo senso, più efficace. Quindi, come dicevi tu, diventa più... nel momento in cui fai quel dua, quando hai quel dialogo, quando apri il tuo cuore, è lì che hai le risposte più immediate, ecco, se così si può dire. Assolutamente sì. Ricordate che per qualsiasi cosa, ci sono diversi livelli, ok? Per qualsiasi livello spirituale ci sono diversi livelli, ok? E questo vale anche per dua. C'è chi ha un rapporto col dua di li rimango lontano da Allah subhanahu wa ta'ala. Allora, c'è chi non ha un rapporto con il dua, e questo è il livello basso, cioè il più basso in assoluto. Poi c'è chi fa dua solo quando c'è una grossa necessità, ed è sicuramente migliore di chi non fa dua mai. Attenzione, perché molto spesso Shaitan ci gioca sto giochino qui, per cui ci fa pensare che, visto che non facevamo dua, mi sento ipocrita a farlo adesso. No, chi fa dua qualche volta nei momenti di necessità è meglio di chi non lo fa mai, perché Shaitan fa sti giochetti. Ah, ma io non voglio essere ipocrita, io non sono mai stato vicino ad Allah, quindi non gli chiedo. No, se fai è meglio di non fare. E poi c'è chi ha dua come abitudine, per richieste terrene, ok? E anche questo è un livello, ed eccetera, e prendi hasanat. E poi c'è chi ha un rapporto con dua ancora più sofisticato, in cui insieme a dua c'è anche una grande dose di teslim, no? Di teslim, quindi di abbandono fiducioso al volere di Allah subhanahu wa ta'ala, per cui sono dua per il bene in generale. Ripeto, non vuol dire che è meglio, non vuol dire che bisogna abbandonare i livelli più bassi, però chi arriva al livello più alto fa sia il livello più alto sia gli altri livelli, tra virgolette, più bassi. Che il livello più basso non gusta il livello più alto. Quindi non è che chi ha un bel rapporto super di teslim con Allah subhanahu wa ta'ala significa che non chiede delle cose concrete, no? Che Shaitan ci fa sti giochi in cui pensiamo che una cosa escluda l'altra, che se sono così non posso fare cos'altro, che ci disordina il livello di khairia, no? Di bontà di ogni cosa. Do la parola a Omar e poi a Wijdan, e poi passiamo al prossimo punto, che al netto del fatto che tutte le riflessioni che avete, ragazzi, sono super benvenute nella community, e sarebbe straordinario leggerne tantissime di queste riflessioni sulla community. Ok? Quindi tutti sapete, no, cosa intendo con community? Intendo il gruppo Facebook. Qualcuno metta il link del gruppo Facebook, barakallahu fikum, così se qualcuno è venuto direttamente dalla newsletter non è mai entrato nel gruppo Facebook, può entrare. E tutte queste riflessioni condividetele sul gruppo, perché sono preziose, perché aumentano l'iman. Io l'altro giorno con la Strong Believer Academy facevo una sessione di accoglienza, no, con una persona. Subhanallah, questa persona mi ha raccontato del percorso della sua Hidayah, e lei era lontanissima, genitori lontanissimi da Allah subhanahu wa ta'ala, famiglia lontanissima da Allah subhanahu wa ta'ala, lei stessa lontanissima da Allah subhanahu wa ta'ala, finché ha beccato un versetto su Instagram. Avete presente quei versetti che uno dice, quel versetto le ha cambiato la vita? Cioè da lì ha sentito l'esigenza di approfondire, di esplorare, eccetera, eccetera. È fortunato, questa persona è diventata davvero una persona di alto livello, a livello spirituale, lavora fissa billah, fa volontariato, eccetera, eccetera. E io mi sono detto, subhanallah, fortunata quella persona che ha condiviso quel versetto. Fortunata. Fala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, non sottovalutate nessuna buona azione. Quindi se avete riflessioni, se avete qualcosa da condividere dal punto di vista spirituale, mettetelo nel gruppo, che avete visto che mashallah, è un gruppo eterogeneo di persone con livelli diversi di spiritualità, e Allah subhanahu wa ta'ala, magari Allah subhanahu wa ta'ala guida attraverso un vostro contributo una persona che poi magari fonda una famiglia basata su principi islamici, educa i suoi figli, e voi prendete hasanat fino al giorno del giudizio. Quindi non sottovalutate sta cosa di condividere delle riflessioni spirituali impattanti sul gruppo. Vai Omar.
Bene, assalamu alaikum. Allora, volevo aggiungere una cosa sul Dua e sul nome al-Mujib, no? Vabbè, sì, il Mujib è stato detto, è colui che risponde, ed è fin qua è giusto, no? Ed è sempre stato detto che Allah risponde sempre a chiunque e non accetta il Dua del cuore distratto. C'è anche un'altra funzione importante del Dua, che è quella di fermare il qada, quello negativo, cioè di fermare il decreto divino negativo sulle persone. Perché come ci insegna il profeta sallallahu alaihi wasallam, il decreto divino e il dua del servo si scontra. L'unica cosa che può fermare il decreto divino è il dua, cioè nel senso richiedere a Dio di rifugiarsi contro il decreto, una prova, una cosa molto forte, il Dua può o vincerlo addirittura o attenuarlo. Quindi è molto molto importante. Poi, seconda cosa, il profeta sallallahu alaihi wasallam dice che il Dua è al-mukh, cioè la testa dell'adorazione. È il midollo dell'adorazione. Cioè, anche Salat è un dua alla fin fine. È l'adorazione più importante, è la nostra manifestazione più importante che facciamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di avere bisogno di Lui. E io adesso vi racconto un aneddoto che può fare anche ridere, sul fatto di chiedere le cose in modo convinto. Stavo chiacchierando con un mio amico e stavo dicendo: mamma mia, quanto vorrei mangiare il tiramisù, e ho fatto dua su quella cosa lì, ma proprio convinto, sembra una cosa fa ridere, no? L'ho fatto convintissimo con tutto il cuore. Forse la sera stessa sono andato in una casa e l'ho mangiato, e non era previsto da loro farlo. Adesso voglio farvi ridere perché è vero, e magari in richieste che erano tra virgolette più importanti non l'ho fatta con quell'intensità lì e non ho avuto la risposta magari subito come la volevo, oppure non l'ho avuta, no? Perché non l'ho fatta con quell'intensità. Attenzione veramente, infatti il profeta sallallahu alaihi wasallam ci insegna che quando ci si sveglia magari di notte, nel cuore della notte, improvvisamente, di fare dua in quel momento, perché è il momento in cui siamo anche più sgombri a livello mentale, e di fare dua. Perché è veramente tanto importante come ti poni, e alla fin fine è una prova. Allah ti chiede, chiedendomi, ti fidi di me? Cioè, tu ti fidi veramente che io risponda? Tu devi essere al 100% certo, al 1000%. Infatti Omar bin Khattab, radiallahu anhu, diceva: a me non mi preoccupa se Allah risponde, perché sono sicuro che risponde. A me preoccupa fare dua, perché su quello devo focalizzarmi. Perché io sono sicuro che Allah risponde. E poi c'è un'altra cosa, e poi concludo. Il profeta sallallahu alaihi wasallam dice che nel giorno del giudizio la gente vedrà tutti i loro dua non risposti, e che sono montagne di hasanat, e vorrebbero di non aver mai ricevuto risposta in questa vita da quel grande bene che troveranno per aver avuto pazienza di aspettare al giorno del giudizio la loro risposta. Quindi noi ricordiamoci che abbiamo a che fare con un essere onnipotente che non ha bisogno di nulla e di nessuno, e che vuole solo, ha creato, e lui dice stesso, di se stesso, che si è imposto misericordia, e che la sua misericordia vince sulla sua ira, e che anche la sua misericordia va al di sopra anche della sua giustizia,
quindi non c'è nessun motivo per cui non dovrebbe rispondervi. Sempre con questo focus. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. E approfitto per anche ricordare che nel mese di Ramadan c'è questo concetto, ovvero proprio non nel mese di Ramadan, tutto l'anno, ma ci sono dei versetti che sono scesi sul Ramadan e agganciati a questi versetti c'è ok, l'unico requisito è farmi dua, fagli stagibu lì, eccetera eccetera. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala ci ha garantito la risposta, però chiaramente, come abbiamo detto prima, la risposta non sempre è come ce l'aspettiamo, ma è sempre meglio. Presto o tardi è sempre meglio. Ragazzi, io do la parola a Wijden perché l'ho promesso, però poi abbiamo altri punti da affrontare e vi prego di non tenervi queste riflessioni, ma di condividerle sul gruppo. Nel senso, se qualcuno non gli do la parola, vi prego di non privarci delle vostre riflessioni, ma di metterle sul gruppo. Perché? Perché possono cambiare la vita di una persona, perché possono far accendere una lampadina a una persona, e non privatevi anche voi di questo agio. Vai Wijden. Assalamu alaikum, io volevo solo chiedere alla sorella che aveva parlato prima del fratello, la frase che aveva detto Ibn Abdullah, se non mi sbaglio, cioè mi ha colpito molto, volevo chiederle se poteva ripeterla, perché c'era la stavo scrivendo. A me? Dite sì, me? La frase di Ibn Atta'illah. Arrivo. Io non la sapevo a memoria, l'ho letta. Beh, ma il concetto, vai. Aspetta. Eccola. Allora, puoi essere libero da ciò a cui rinunci e divenire schiavo di ciò di cui hai assolutamente bisogno. Wijden, se vuoi te la scrivo in chat. Ma scrivila in community direttamente. Grazie mille. Community direttamente anche. Va bene, inshallah, la scrivo anche nella community. Barakallahu fik. Oddio, ma io non ho visto la chat che si stava sviluppando. Allora, chi è che sa leggere bene? Vai, WM, leggi la chat, quello che è stato scritto da Musa. Yes, arrivo. Così ti assedi tu e io risparmio. Allora, Musa dice, non trovo la mano da alzare. Un pensiero sulla certezza della risposta. Bisogna sapere che quando uno fa un'invocazione, è Allah che gli ha ordinato l'invocazione. Non invocheresti senza che Allah lo voglia. Per cui pensare che decreti la tua richiesta senza voler rispondere sembra assurdo. Poi, sempre Musa dice, inoltre è interessante il modo in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam realizzava questo nome. Immagino si riferisca a Mujib. Di lui stesso si dice che a ogni richiesta non rispondeva di no. Analogamente a il misericordioso a misericordia dei misericordiosi. El Mujib risponde a quelli che rispondono. Musa, mi hai sì, anche a me. Mi hai sventrato, Musa. Barakallahu fik, ti prego di scrivere questa cosa qui nella community perché è devastante. Cioè, Mashallah, è profonda. È devastante questa cosa che hai scritto. Barakallahu fik. Tutti e due i concetti. Sia il fatto che nel momento in cui chiediamo è Allah che ha scritto che noi chiediamo, e sia il secondo, ovvero che Allah risponde a coloro che rispondono a chi chiede aiuto. Quindi, barakallahu fik Musa, davvero, davvero importante. Leggi anche Samar? Quella... Sì. Okay. Samar dice, nel giorno del giudizio Allah subhanahu wa ta'ala ci mostrerà anche come sarebbe andata se ci avesse risposto a quel due che non volevamo tanto, ma che non aveva in sé niente di buono per noi. Allahi barak fik Samar. Barakallahu fikum. Ragazzi, state dicendo delle robe che sono seriamente ne sto godendo e spero anche tutti gli altri partecipanti. Ok? A questo punto passiamo al passaggio successivo e ci tengo a passare al passaggio successivo. Ultimo detto e poi sto zitto. Scusami, No, voglio che passi il messaggio che uno voglia stare... Cioè, vai. No. Tranquillo. Ricordate che il profeta sallallahu alaihi wasallam dice che Allah subhanahu wa ta'ala si vergogna di non rispondere a chi chiede. A pudore, sì.
di non rispondere a chi chiede a lui. Yastahi, assolutamente. Yastahi. Assolutamente. Barakallahu fik. Ragazzi, a questo punto vi chiedo umilmente scusa, passiamo al passaggio successivo. Adesso parleremo delle cose personali. Passiamo al passaggio successivo perché voglio che vediate come affrontare ogni nome. Come vedete, sono tutte riflessioni personali. Quando farete i gruppi, saranno gruppi da 5 per i gruppi nuovi, affrontate la riflessione così, ragazzi. Ok? Quindi una prima momento in cui si condivide insieme senza star lì a studiare, cioè anche con qualche definizione accademica, tra virgolette, ma costruendoci attorno un po' anche attraverso la propria conoscenza personale. E poi mi piacerebbe che faceste questo percorso qui affinché dia il massimo beneficio. Il passaggio successivo, la domanda successiva, dopo il qual è la definizione, tra virgolette, quali sono i significati che ruotano attorno a Ismallah al-Mujib, passiamo a che ruolo ha avuto nella tua vita. Se qualcuno ha avuto qualche aneddoto, ok, nella sua vita, Omar ci ha già raccontato di quando voleva il tiramisù, ma in realtà sta cosa del tiramisù non è una... Io ho Parmida, cioè mia moglie, cioè è una bacchetta magica da questo punto di vista. Se lei vuole mangiare qualcosa, la si mangia quella roba lì. La si mangia. No? Quindi, mia moglie vuole le polpette, ci chiama mia mamma al telefono 10 minuti dopo, ho preparato le polpette passate a pranzo. Vuole, che ne so, un'altra volta dovevamo scegliere un ristorante in cui andare, no? Da una parte c'era, voleva la pizza, dall'altra c'era il sushi, una roba del genere, lo you can eat. E di solito nello you can eat che andiamo noi c'è proprio tutto sushi, no? Tutto sushi più... lei voleva la pizza, però alla fine abbiamo fatto... Io volevo il sushi, abbiamo fatto, non so, pari dispari, monetina, qualcosa del genere. Alla fine ha vinto il sushi. Siamo andati al sushi, c'era la pizza, quel giorno lì specifico c'era la pizza. Per cui, ragazzi, cioè, a parte Palmira che è tipo sovrannaturale da questo punto di vista, ok, Abdul-Wahad dice controllo di avere i microchip in casa, effettivamente è una teoria anche questa. Però al di là di questo, adesso passiamo a esperienze personali col Mujib, e so che adesso si esplode. Partiamo da Behe. Voleva partire da una cosa personale, quindi immagino che sia una storia personale. Parla pure, sblocca il microfono e parla pure. Assalamu alaikum, da Ramadan Mubarak a tutti. Barakallahu fik. Una cosa, il mio italiano non uscì in Sicilia, sono 10 anni che sono in Inghilterra, quindi è caro. L'italiano uscì a Ruhul Beach, è andato con un'altra idea. Va bene, che stai sull'italiano? È di Dabba, un'esperienza che veramente ho passato io. Voglio condividerla, non la condivido con tante persone perché comunque fa parte della mia vita personale, eccetera. E sono cose che ho passato io, sono solo le persone che mi stanno più vicino. Io nel 2017 ero in carcere, ok? Io, purtroppo, ci sono persone che conducono una vita di un certo tipo, ci sono persone che conducono una vita di un altro tipo, capito? E purtroppo sono finito, quando tu ti dà segni, tu non vedi questi segni, Allah dice che Mawar Rahman Rahim ha salito l'Iqab, come si dice, arriva a un certo punto che lui punisce anche, no? E io ero dentro. E veramente prima, come dire, io prima, non ti dico che non c'avevo, io nel cuore c'avevo sempre, Allah subhanahu wa ta'ala nel mio cuore, sempre, femcini. Ed è una cosa che non riesco, non riuscirei mai a lasciare andare, femcini, perché fa parte... rappresenta la mia identità in un certo modo, è il mio credo, è la forza che mi dà energia per continuare a vivere. Senti? Io, subhanallah, prima di quel tempo lì, io conducevo una vita di un certo tipo, non dico dettagli, ma come si dice, quando sono entrato dentro, tra quattro muri, con una sola persona in un'altra cella, eccetera, che non è neanche, che non conosce, eccetera, uno straniero,
ti ritrovi solo con quella, con quell'entità in cui credi, che è Allah subhanahu wa ta'ala. E quando io subhanallah dentro, lo giuro, è un'esperienza personale che voglio magari poi aiutare un sacco di persone, perché mi ha aiutato anche a me, mi ha cambiato la prospettiva di vita, mi ha fatto credere un po' di più. Io ero molto debole prima, lo ammetto, da uomo lo ammetto, però quando ho preso quel Corano in mano, ho messo salai al jah, ulish kan salli khamsa salawat dawli wa khatamt al Quran dial al habs dial da'wa li kan jand Allah, non dico tutte, però una a una, quelle in ordine consecutivo, te lo giuro su Dio, Ashiri, والله العظيم, il Rabbi subhanahu wa ta'ala, se ci metti passione in quello che vuoi da lui, hu ya'talik, solo questo voglio dire, hu ya'talik, perché lui sa che tu lo stai chiedendo, che non hai niente, nel tuo stato più umile e nel tuo stato più come si dice, nel tuo stato più umile, nel tuo stato più debole che tu possa essere, fenci. Quindi lui arriva, lui vede quelle cose, te le legge, e vuole khalqak, fenci, arf, dakhal feko, arf, tutto quello che stai passando, quello che stai pensando, quello che vuoi, quello che vorresti, però tu, se lo fai nel modo giusto e ci metti la passione, la serietà giusta, come tu vuoi andare in palestra a dimagrire, vuoi avere il six pack, you can do as well, dua, o tzalli, you get that as well, fahamci? Da'wat li dhikshi li gadda ya rabbi, tafadak, in sa'il muiz, huwa ki ati omlek in quel modo li. O atsiri ba ingolo, o voglio solo, come si dice, barakallahu fik, condividere questo pezzo personale, perché veramente potrebbe aiutare un sacco di persone a credere un po' di più. Solo quello che devi fare è credere. E basta. Jazakallahu khairan, hai toccato un punto fondamentale. Chiaramente più cioè l'abbandono fiducioso dall'Allah, il dua, questa cosa che ha detto Behe è una cosa importantissima, è un requisito importante. Nel momento in cui noi ci rivolgiamo ad Allah subhanahu wa ta'ala, lo dobbiamo fare con un atteggiamento di umiltà e di abbandono fiducioso a lui. Ok? Taslim. E chiaramente non tutti noi siamo capaci di essere abbandonati fiduciosamente a lui nel momento in cui abbiamo tutto. Perché quando siamo forti, quando abbiamo i soldi, quando stiamo facendo carriera, quando siamo popolari tra i nostri amici e popolari in famiglia, eccetera, eccetera, non tutti, cioè bisogna fare un lavoro di jihad nefs affinché nonostante tutto ti vada bene, nonostante tutto il mondo ti acclami, ok? Bisogna avere quella capacità di, però davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Torno debole, torno umile, nel mio vero ruolo con Allah subhanahu wa ta'ala. E molto spesso non siamo come esseri umani capaci spesso di fare questo, e abbiamo bisogno di tazkia, quindi di purificazione interiore per riuscire a fare questa cosa qui. Molto spesso nel momento quindi della debolezza in cui non hai più niente se non lui, esce dal nostro cuore ciò che cioè il miglior dua e il miglior adorazione di tutte. Quindi barakallahu fik per la condivisione, jazakallahu khairan. E adesso un'altra cosa ti interrompo, scusa, la cosa più importante è ringraziare Dio per quello che hai e quello che non hai. Quando tu non hai, ringrazia, ti dà di più. Quando tu hai, ringrazia, ti mantiene allo stesso livello di quello che hai, o ti dà di più. Solo questo, e poi chiudo e continuo ad ascoltare quello che dite voi. Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Washkuruni la azidannakum. Ringraziatemi e vi darò di più. Questo Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Quran, per cui barakallahu fik, hai toccato dei concetti attraverso la tua esperienza personale, hai toccato dei concetti che sono esattamente esposti in maniera chiara e precisa nel Sunnah e nel Quran. Barakallahu fik. Altre esperienze, ragazzi, di come il Mujiba. In realtà mi piacerebbe dire questa cosa qui un po' romantica. In realtà tutti voi qui siete il frutto di un dua, perché io per anni ho chiesto, io ho avuto un momento di transazione, no? Tra una, tra virgolette, vecchia vita. Tutti noi abbiamo un momento magari di passaggio tra una vecchia vita e una nuova vita, e in cui da ragazzo immaturo, poco dedito alle cose serie, sono passato a diventare una persona che ci teneva un po' di più alla religione, che cercava di fare delle cose buone anche dal punto di vista professionale, un po' più ambizioso, eccetera, eccetera. E c'è stato questo momento di transizione in cui però a livello mentale stavo cambiando, ma il mio ambiente esterno, a partire da l'ambiente vicino, amici, eccetera, eccetera, non era ancora cambiato. Per cui chiedevo ad Allah subhanahu wa ta'ala
una buona compagnia, una compagnia che mi aiutasse a crescere spiritualmente, che mi aiutasse a crescere, che mi aiutasse a crescere dal punto di vista anche personale, dal punto di come califa di Allah subhanahu wa ta'ala, dei compagni di viaggio. Dei compagni di viaggio in questa vita, in questa missione che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato. Alhamdulillah, questa Zoom è davvero un istijab, una risposta di Allah subhanahu wa ta'ala a anni di dua di buona compagnia. Adesso tra questa Zoom, tra i ragazzi del gruppo, tra i ragazzi del Dream Team, poi molti di voi si attivano, diventano molto attivi nella community, quindi si ha anche più possibilità di interagire, molti vengono, si uniscono alla Strong Believer Academy, è davvero sto vivendo personalmente, cioè se l'esperienza più importante che vi posso raccontare è proprio la realizzazione della community Strong Believer, della Strong Believer Academy, che è anche quello è un progetto che per cui ho fatto tanto dua, per cui questa è la mia esperienza siete voi, che Allah subhanahu wa ta'ala vi ha portati nella mia vita attraverso un dua insistente. Chi alza la mano adesso? Mantengo il mio turno come ultimo, dopo gli altri si avanza del tempo perché ho già parlato prima. Ma in realtà non mi sembra che... Dai ragazzi, anche il gelato, il tiramisù, colci. Va bene tutto. Parmida, se non stai intervenendo è perché ci avrai i bambini vicini. Perché io ho assistito a cose che voi umani neanche potete immaginare. Parmida, infatti, nella sua cerchia di amici, cioè la gente li manda o fammi questo dua, ok? Cioè, dovremmo farci su un business, Parmida. A parte gli scherzi, ragazzi, dai, qualcun altro, qualche altra esperienza, se no io chiamo a casa. WM, vai WM. Assalamu alaikum a tutti. Wa alaikum Ramadan Mubarak. Innanzitutto grazie per questa bellissima lezione, perché davvero ci sta facendo fare delle riflessioni molto importanti, soprattutto in questo sacro mese. Per quanto riguarda la mia esperienza, riguardo l'ambito lavorativo, io ho aspettato questo lavoro che mi sembrava fosse impossibile da raggiungere per via della mia età molto giovane, per via anche del clima di competizione che si era creato, visto che mi trovavo con persone molto più competenti di me, e quindi questo ha creato in me uno stato di insicurezza, a tal punto che Dio mi perdoni, mi rifiutavo a momenti anche di fare dua, perché dicevo, ma è impossibile, non potrò mai riuscire ad ottenere questo lavoro, cioè sembrava proprio una situazione irraggiungibile. E invece, subhanallah, Dio ha voluto che io facesse appunto questo lavoro, che tra l'altro ho iniziato veramente con il primo giorno di Ramadan, subhanallah, dopo mesi dove non ho avuto notizie, sembrava che fosse ancora più impossibile. E quindi credo che questo sia fondamentale per tutti noi, sapere che Allah risponde a tutti i dua, per Allah niente è impossibile. E secondo me un concetto fondamentale è il concetto del tawakkul. Secondo me quando che tuqqal a Dio, quindi ti affidi a Dio, ti aspetti e accetti qualsiasi risposta al tuo dua. E quindi fai il dua anche di tua spontanea volontà, a prescindere da come possono andare le cose. Niente, questa è la mia esperienza, spero che nel mio piccolo sia riuscita a dare un minimo di speranza comunque a persone in generale che attualmente si trovano in uno stato di difficoltà. E niente, per me è stata una lezione fondamentale. Jazakallahu khairan. Ti invito, WM, anche tu, racconta la tua storia nella community, perché qua siamo in una sessantina, 50, 60, però ci sono tantissime, tantissime persone che in questo momento hanno bisogno di ascoltare una storia come questa. Barakallahu. Volentieri, grazie mille, barakallahu fik anche a te e a tutti i ragazzi che hanno dato le loro riflessioni. Barakallahu fik, WM. Mashallah alaikum. Barakallahu fik. E a proposito di questo, e poi do la parola a un'altra persona, sempre il concetto di lavoro, c'è stato un momento della mia vita in cui ero in difficoltà dal punto di vista lavorativo, ero appena sposato, ho fatto un passo di un certo tipo e avevo lavorato per un po', poi a un certo punto volevo lanciarmi nel mio primo progetto imprenditoriale, nel secondo, che avevo già uno in cui mi ero schiantato contro il muro, senza farmi troppo male, però era andato male, e il secondo progetto imprenditoriale c'era anche Omar K, dovevamo farlo, eravamo insieme diciamo in quella situazione lì,
e aspettavamo un investimento, cioè di un investitore di... in realtà ci è successo due volte. Ringrazio Dio, mamma mia, i brividi ho ancora oggi. Ci è successo due volte, dovevamo aprire una pizzeria, un qualcosa di alimentare, no? Un negozio fisico. E era tutto pronto, soldi pronti, c'è 150-120 mila euro di finanziamento, una roba di questo genere. E all'ultimo, io avevo lasciato il lavoro, avevo lasciato tutto per dedicarmi a questa cosa qui, all'ultimo salta l'investimento, all'ultimo. E io avevo sparato tutte le mie cartucce. E mi sono trovato in una situazione, mi ricordo ancora, mi è arrivata la telefonata, è saltato il finanziamento, e quindi mi sono messo lì e camminavo la notte con sto, non so se avete presente quel magone, quel mal di pancia, camminavo la notte in piazza Dante a Trento, camminavo, e Omar mi manda un audio, mi telefona e mi dice: guarda, c'è questa azienda che io conoscevo che sta prendendo persone. Io in realtà in quel momento ero focalizzato sul business da avviare, per cui in realtà, cioè, io ero fuori dalla mentalità del adesso mi faccio assumere, no? Ero nella mentalità mi apro una roba mia. Non ci ho dato tanta attenzione, torno a casa, cenando con Parmida, gliela accenno, mi fa, magari è un segno, no? Magari è un segno, fai prova, non ti costa niente. Ci siamo messi, dovevamo mandare un video curriculum. Ho fatto questo video curriculum, ci hanno preso e mi hanno preso e ragazzi, è stato tipo, ha ricaricato l'esperienza necessaria per Storm Believer tipo del 40%, c'è stata una super ricarica, perché io volevo fare il mio piano in testa era fare la pizzeria per poter avere un'entrata fissa per poter dedicarmi al progetto Storm Believer senza, cioè provando, fallendo e fare esperienze. Invece questa esperienza lavorativa era una multinazionale della formazione, mi ha dato una capacità di visione, una capacità di progettazione del progetto Strong Believer straordinaria e quindi ha velocizzato tantissimo il tempo. Oltre al fatto che se avessimo aperto la pizzeria adesso saremmo schiantati, staremo ancora a recuperare i debiti e col coronavirus saremmo schiantati. E l'anno dopo ci è capitata un'altra cosa, ci è capitato un investitori da, sempre a me Omar, da 1,5 milioni e stavamo per fare un'operazione immobiliare, abbiamo fatto una proposta, non è stata accettata, ok, di acquisto. 3 mesi dopo quarantena e Covid. Se avessimo comprato quell'immobile saremmo nei casini, sarei tu così, magro così. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala non ha accettato questi due dua ed era una roba che chiedevamo insistentemente, sia io sia lui. Non è andata, ma ci è arrivato molto di meglio. Infatti, 3 mesi dopo, ragazzi, 3 mesi dopo il Covid, è nata la Strong Believer Academy. Non il gruppo Strong Believer, ma la Strong Believer Academy. Ed è stato un grande bene. Per cui, questa è un'esperienza che legata a quella di WeM, scusate se ho monopolizzato, diciamo, l'intervento, però legata a quella di WeM. Adesso, morale della favola, fidatevi. Esatto. Ormai non mi faccio neanche più prendere dall'ansia. Sì, no, perché arriva la soluzione. Arriva la soluzione. Se c'è un problema, troverai dove Allah ti ha messo il problema, ti ha dato la soluzione e Allah non ti dà nulla che non riesci a sopportare. Quindi. Assolutamente. Assolutamente. Diamo la parola a Samar che si è prenotato e poi a Musa che voglio sentirlo perché ormai da lui provengono le pillole. Vai Samar. Assalamu alaikum. Innanzitutto buon Ramadan a tutti. Spero che ne stiate approfittando come è giusto che sia. Allora, la mia, spero di farla veramente breve. Sono in realtà due storie in una per farvi capire un attimo il collegamento tra di loro. Allora, io quando studiavo... faccio la laurea in triennale, praticamente da quando ero piccola ho sempre avuto questa volontà di andare a farmi questi 6 mesi all'estero in Erasmus. Erasmus è quell'exchange che si fa in altre università d'Europa. Allora, praticamente quando è arrivato il momento di farlo,
era un periodo un po' così e quindi i miei voti non erano chissà cosa. Però io ci credevo veramente tanto, lo volevo con tutto il cuore, quindi in realtà per quanto non riuscivo a dare il massimo, cercavo comunque di studiare come potevo e ogni notte, ogni giorno, sempre a pregare, a fare dua su questa cosa, a chiedere ad Allah subhanahu wa ta'ala di poter andare in questo exchange e soprattutto in un paese in particolare, che io volevo tantissimo. E niente, quando arriva la fine dell'anno, vedo che tutti i miei compagni in realtà sono riusciti a passare con dei buoni voti i loro esami e io ho dovuto rifarne abbastanza. Quindi io ero scoraggiatissima, ho detto vabbè, io comunque continuo a chiedere alla Subhanahu wa ta'ala, eccetera. Arrivo alla fine dell'anno e che la mia richiesta di Erasmus è stata accolta, agli altri, i miei amici no, quindi finalmente sono andata, mi sono fatta, penso, fino ad ora i 6 mesi migliori della mia vita e quei 6 mesi mi hanno portato ad essere in uno stato mentale ed animo così non sicura ma comunque molto positiva e questa cosa mi ha dato veramente la possibilità di credere di poter fare tante cose e che mi ha portato ad un lavoro che io ho iniziato per caso poi in Italia dopo tutta la fine della laurea e questo lavoro è stata una cosa che è diventata una passione dopo. Sono rimasta 2 anni in questo lavoro, bellissimo tutto quello che si può dire, e iniziano ad andare le cose molto male, di punto in bianco. Inizio a stare male, a stare in stress, non mi trovo più bene, e quindi decido di andare all'estero di nuovo. Però per mia spontanea volontà vado in Inghilterra, vado a Londra, ho detto faccio 6 mesi, vedo come va, se le cose vanno bene continuo gli studi, perché un altro mio sogno è stato di fare anche la magistrale, che non potevo fare perché una volta finita la laurea ho trovato questo lavoro, e quindi sono rimasta lì. La mia mentalità era diventata, va bene, adesso ho trovato lavoro, compro casa, non c'è più bisogno di continuare gli studi, per quanto quella volontà c'era, ma si faceva sempre più piccola. Bene, fatto sta che faccio 6 mesi in Inghilterra, a Londra, non mi era piaciuta più di tanto, decido di tornare in Italia. Come decido di tornare in Italia? Covid. C'è il Covid, io ho già trovato un'altra azienda nella quale lavorare. Vorrei precisare che io lavoro nel mondo degli eventi, quindi in realtà che è quello che è stato anche molto più toccato durante il Covid. Cioè facevo logistica, relazioni internazionali, tutte robe degli eventi, allestimenti media, se robe varie. Quindi tutte cose che purtroppo sono state toccatissime dal Covid. Questa azienda mi dice, comunque il posto c'è, ma non lo possiamo garantire ora, perché giustamente la situazione è quella che è. Mi sono dovuta arrangiare, sono dovuta tornare dai miei. Sono dovuta tornare dai miei, non vivevo più da sola, non avevo più la mia autonomia. Fatto sta che durante tutto l'anno del 2020 rimango a casa. Rimango a casa, sto male, non dormo più la notte, ho fatto tipo 6 mesi dove non dormivo più. E sempre di più in testa girava quell'idea di riprendere gli studi. E io all'inizio non volevo, dicevo, ma no, ormai adesso sono sulla mentalità, lavoro, eccetera, tornare a studiare, non lo penso più di tanto. Finché ho detto, ma provo lo stesso, inizio ad iscrivermi da un po' di parti e mi iscrivo anche nel paese dove ho fatto quell'esperienza di 6 mesi durante la laurea. Fatto sta che, penso la settimana prima di Ramadan, il 9 aprile, vedo che vengo accettata e non solo vengo accettata in una magistrale di quel paese dove volevo, ma anche la città in cui ero prima. E mi sono ricordata una dua che facevo tanto quando ero tornata, ripeto, che per me erano i 6 mesi migliori della mia vita, dove io con tutto il cuore ti dicevo sempre ad Allah subhanahu wa ta'ala che vorrei tanto continuare gli studi esattamente in quella città, perché comunque mi ha portato tantissime cose positive. E subhanallah, 3 anni dopo mi ritrovo con la dua accettata e esattamente in quella città che per me, anche essendomi iscritta lì, avendo rimandato la iscrizione, non potevano accettarmi perché era ad un livello molto alto la magistrale. Ho chiesto anche in altre città, però ho detto ma sì, provo anche qua, anche se so già che non mi risponde. In nessuna città mi hanno accettato tranne in quella dove ero già stata e dove era più difficile anche entrare. Subhanallah. Ecco, questa è la fine della storia. Subhanallah. Barakallahu fik per la condivisione.
Guarda, le storie sono davvero tante. Posso fare una piccola parentesi? Samar, hai detto che ti occupi di organizzazione di eventi? Sì, praticamente delle aziende di event management, quindi andiamo ad allestire i LED, luci, tutte quelle cose lì, negli studi, Rai, Mediaset, oppure concerti, convention, qualsiasi cosa. Posso chiederti una cortesia, così non me lo scordo? Puoi scrivere a info@strongbelieveracademy.com e se ti va puoi mandare il tuo curriculum, è solo per... Certo. Ci facciamo su una chiacchierata. Sì, con molto piacere, nessun problema. Perché con Strong Believer dobbiamo fare delle cose in futuro e ci sta per cominciare a coltivare il rapporto, insomma. Assolutamente, bene. Grazie. Barakallahu fiki, Samar. Detto questo, chi è che era l'altra persona? Ah, Musa. Musa, e poi passiamo al punto successivo, se non ci sono altre manine. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sì, posso raccontarvi della risposta, almeno qualcosa che può essere sembrata una risposta alla Salat Istikhara. Vabbè, c'era una sera, c'era un amico da lì con degli amici per dello Zikr. Tra le chiacchiere qualcuno mi ha proposto come suggerimento se si parlava di perché non ti sposi e cose del genere, si parlava di del lavoro che fino adesso non ho avuto quasi niente. Ecco, dopo quel giorno, un sabato sera, faccio una serata istikhara su questa questione, arriva una proposta di lavoro la mattina dopo. Alhamdulillah. Per un mese, però comunque qualcosa, insomma, che fosse già decretato, che fosse una risposta alla Huala. Allah barakfik. Barakallofik. Barakallofik. Musa, ti chiedo per piacere di non dimenticarti di scrivere le riflessioni che hai scritto prima sul gruppo. Inshallah. Magari contestualizzale, perché magari la gente sul gruppo non capisce esattamente di cosa parlavamo, però ci tengo, barakallahu fik. Anche questa esperienza qui, barakallahu fik. Bene ragazzi, allora passiamo al punto dopo. In realtà penso che riusciremo a fare solo un nome, perché se con solo al Mujib siamo a 1:20, per cui faremo solo un nome e dopo questa metodologia, inshallah, Ve la portate avanti. Richiedo a Sumeyye di postare il form per essere gestiti, tra virgolette, per far parte, diciamo, dei gruppi o delle persone che studiano inshallah con noi, ok? Che fanno questo percorso con noi, individuale o di gruppo. E la domanda dopo questa è: noi da dove siamo partiti? Siamo partiti da inni ja'alun fil ardi khalifa, siamo partiti dal fatto che noi siamo khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala in questa vita, in questa terra. È possibile avere la registrazione? Ci organizziamo, adesso vediamo, Sheime. Non posso ancora prometterlo, però adesso mi organizzo e vediamo se riesco a farlo. Ok? Ok, no, alle 18 penso che abbiamo staccato, perché anche io ho un impegno. Allora, la domanda dopo, e facciamo tre interventi, okay, così lo preannunciamo, che funzione ha il ruolo del Mujib? Noi prima abbiamo parlato, l'essere umano è califa di Allah subhanahu wa ta'ala in questa terra. Abbiamo visto come la religione e i nomi di Allah in particolare sono funzionali alla nostra missione di califa di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi è il Mujib. Qual è il suo ruolo nella vita del califa di Allah subhanahu wa ta'ala? Tre persone, tre interventi prendiamo. Io non ho capito la domanda, cioè nel senso al Mujib intendi come Allah subhanahu wa ta'ala, qual è il ruolo? Sì, qual è il ruolo di questa caratteristica di Allah subhanahu wa ta'ala, che è il Mujib, nella vita del califa di Allah subhanahu wa ta'ala? Ma io penso che comunque è stato già comunque detto, nel senso
il suo nome vuol dire al-mujib, ovvero colui che risponde, e quindi Allah subhanahu wa ta'ala, cioè nel senso è banale da dire, però risponde appunto alle nostre preghiere o alle nostre invocazioni che facciamo. Quindi il ruolo è quello. Ok. Non ho capito bene. Ok, altri? Beh, al-mujib, colui che risponde, è colui che ha anche le risposte. Nel senso, Allah subhanahu wa ta'ala, noi esseri umani, in quanto esseri limitati, deboli, non sappiamo nemmeno cos'è esattamente il nostro bene, non c'è più corda sicura se non quella di aggrapparsi ad Allah subhanahu wa ta'ala, chiedendogli e anche sentirlo più vicino nella vita quotidiana. Perché se io per ogni cosa veramente perché Allah subhanahu wa ta'ala è l'unico essere che più gli chiedi, più ha piacere, cioè più gli fa piacere, tra virgolette, che qualcuno gli richieda. Non è come un essere umano, ah basta, mi stai chiedendo troppo. Certo, e questa fa parte delle caratteristiche di Allah subhanahu wa ta'ala. E la mia domanda, così almeno la spiego meglio, anzi, finisci l'intervento, lo fa un altro, poi alla fine rispondiamo insieme. Ok. Quindi a lui, in quanto noi, khulafa fil ard, che dobbiamo fare la volontà di Allah subhanahu wa ta'ala in questa terra, ebbene, ha come funzione questo nome, secondo il mio parere, di sentire proprio Allah vicino, il più vicino possibile, e farsi guidare da lui. Infatti, se noi facciamo come minimo 17 volte dua al giorno con il Fatiha, chiedendo a Dio la guida, l'aiuto. Quindi noi abbiamo bisogno del costante aiuto e guida di Dio. Allah barik. Ok, ultimo. Omar in realtà ha toccato il nucleo del discorso. We am. Secondo me può essere anche una sorta di riorientamento. Forse mi sto sbagliando, io ci provo, al massimo mi correggerete. È vero che noi abbiamo, il nostro destino è già stato prescritto, però con il nostro due possiamo cambiare un po' il destino delle nostre cose, perché comunque ci permette di avere libero arbitrio. E secondo me facendo due e avere comunque Dio che ci risponde sempre è una sorta di riorientamento del nostro percorso. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, ho capito. Ho capito e voglio agganciarmi a quello che hai detto, WM, per aggiungere uno spunto, che è quello del destino. Cioè, attenzione che il nostro destino c'è una parte variabile e una parte fissa. Ok? Esatto. Perché sennò dov'è il libero arbitrio, le scelte, il Jannah an-Nar, eccetera, eccetera, il rischio, darsi da fare di più per prendere più rischio, eccetera, eccetera. C'è una parte fissa che non la eviti, ma c'è una parte variabile. Qual è la parte fissa, qual è la parte variabile? Non ci è dato sapere, cambia per ogni persona, ok? Però questo per dire, perché molto spesso la gente va in confusione e ci sono dei mezzi cortocircuiti logici, no? Su questo argomento. Invece noi abbiamo una parte fissa e una parte variabile di destino, per cui a volte interviene anche sulla parte, sulla parte fissa, perché è l'eccezione, però in generale c'è spazio di manovra, perché se no siamo stati creati per andare in genere, ma là già aveva tracciato la nostra strada e siamo vincolati a quella strada lì. Ok? Cioè adesso so che stanno suscitando delle nuove domande nella vostra testa su questo argomento, magari qualcuno lo proponga nella community, ma non voglio uscire troppo dal discorso. Shaymeh scrive: in quanto khulafa, Allah subhanahu wa ta'ala, con questa sua caratteristica, il Mujib ci insegna altrettanto di ascoltare il nostro fratello, di aiutare il prossimo nel momento del bisogno. Ok? Barakallahu fiki, Shaymeh, barakallahu fiki. Maryam, ultima, in realtà penso di aver già sforato. Vai, Maryam, ultima.
No, io volevo rispondere, salam alaikum a tutti, volevo rispondere alla sua domanda nel senso qual è la nostra responsabilità come califa, cioè nel vivere questo nome qui. Io penso che comunque, al di là delle richieste che facciamo ad Allah Mujib, comunque anche come individui, esseri umani, abbiamo il compito, no, di risolvere il problema degli altri, quindi in qualche modo ci adoperiamo per risolvere le richieste degli altri e questo è uno dei tipi di servizi che offriamo all'umanità, quindi viviamo in questo modo questo nome. Barakallahu fik. E Maryam. Quindi sì, abbiamo detto praticamente tutto quello che andava detto, nel senso che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creati come i suoi khulafa per edificare, per migliorare questo mondo, e nel nostro percorso per edificare, per migliorare il mondo, abbiamo bisogno di aiuto, non possiamo farcela da soli. Abbiamo bisogno di qualcuno a cui chiedere aiuto. E prima di tutto, soprattutto, il primo e l'ultimo a cui chiedere aiuto è Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, perché questo non è un percorso che si può fare da soli. Ok? Quindi studio, allora, nel mio percorso, voglio, come califa di Allah subhanahu wa ta'ala, il mio progetto di vita è creare una clinica e un laboratorio scientifico particolare. Noi abbiamo una studentessa della Strong Believer Academy, che è SNL, che ha questo progetto di vita, creare una clinica con delle caratteristiche particolari, collegato con una parte di ricerca per curare un certo tipo di malattie. Chiaramente questo è un percorso che ha tante tappe, no? Quindi, ya Allah, aiutami in questo esame, ya Allah, aiutami in questa tappa, aiutami in questo a trovare finanziamento per questa cosa qui, eccetera, eccetera. Per cui c'è tanto peso da supportare che Allah subhanahu wa ta'ala ci aiuta a portare, cioè la strada è lunga. E dall'altra parte è anche una fonte di focalizzazione, ragazzi, è una fonte di focalizzazione, perché se voi chiedete per 3 anni, 4 anni, un dua per un determinato obiettivo, vi dà costanza. Quindi il califa di Allah subhanahu wa ta'ala, nel momento in cui ha un obiettivo a lungo termine, un progetto di vita a lungo termine, perché con i ragazzi, per esempio, di chiarezza mentale, noi andiamo a fare un progetto di vita che molto spesso ci vogliono 10-15 anni per realizzarli. Facciamo il piano per realizzarlo, però qual è il rischio? Il rischio è che ci si perde per strada. Il rischio è che varie battaglie laterali, vari momenti della nostra vita ci fanno perdere per strada. E personalmente mi è successo, perché io il concetto, per esempio, del creare una un'organizzazione islamica con certe caratteristiche che forma musulmani forti o musulmani in gamba, ce l'ho da tanti anni, però in mezzo ci sono state tante cose. Il fatto di Yarab, aiutami a realizzare questo progetto, Yarab, aiutami, per anni, per Ramadanets, per giorni di Arafa che ti metti lì, eccetera, eccetera, permette alla persona che, anche se ci sono delle leggere deviazioni, di non dimenticarsi il proprio obiettivo e quindi rifocalizzarlo. E anche questo focus mentale vi permette anche di vedere diverse opportunità. Perché se voi andate avanti con un determinato paradigma, vedete diverse cose, no? Conoscete un po' la mente. Se voi, per esempio, non so se qualcuno ha mai comprato una macchina. Quando state, io per esempio, qualche settimana fa ho comprato la Passat, la Volkswagen Passat, e per tutto il tempo che ero in trattativa vedevo solo Passat in giro. Quindi la nostra mente ha questo tipo di filtri, per cui noi, focalizzando il nostro dov'è, cominciamo a vedere opportunità, chiaramente, che vanno ad alimentare i nostri progetti di vita. Chiaramente bisogna avere un progetto di vita e non vivere alla giornata, no? Questo è, diciamo, il prerequisito. Però questo è un'altra delle funzioni. Sumeyya ha condiviso una riflessione su Anna Enda, Donna Abdibi. Sumeyya, ti chiedo di condividerla sul gruppo, ok? E anche Samar. Assolutamente. Mi raccomando, ragazzi, condividete sul gruppo, condividete anche quelli che non sono intervenuti, perché magari, per esempio, scrivono meglio che come parlano, cose di questo genere. Non privateci del vostro contributo. E andiamo agli ultimi step. Quindi abbiamo, ragazzi, anche per ripassare il percorso, così tu potete farlo o individualmente o con le vostre famiglie. Potete farlo con le vostre famiglie, eh? Cioè, questa roba qui
diffondete, potete farla con un nuovo gruppo di amici, magari introduceteli nella community, così vivono anche loro, no, la cosa, però potete farlo con un gruppo di amici, potete farlo con famiglie, se siete una madre di famiglia, un padre di famiglia, un fratello maggiore o una persona che riesce a coinvolgere le altre persone in famiglia, fatelo, ok? Gruppo di amici, amici se è una buona compagnia, facciamo questa cosa qui insieme e fate questo, cioè fate questi compiti qui, poi adattatevelo come preferite, cioè non deve essere esattamente così, però definizione, quindi condividete insieme i significati, due, che ruolo, racconti personali, aneddoti personali, ok? Tre, che funzione ha questo nome? Qui abbiamo parlato del Mujib, ma in realtà c'è anche il Razzaq, ma c'è il Rahim, il Rahman, cioè, ce ne sono tanti altri, 99 in particolare. E adesso passiamo al pezzo successivo, anche qui due interventi, perdonatemi, stiamo stringendo, ma perché davvero non aspettavo che prendesse così tanto tempo un solo nome. Che azioni pratiche farai da adesso affinché questo nome sia più presente nella tua vita e affinché tu sia un khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala migliore? Dai ragazzi, prenotatevi due prenotazioni. Abdul Wahad, assalamu alaikum. Prima di andare, ragazzi, compilate il form di Sumeya, così sappiamo chi fa individualmente, chi fa in gruppo, e così chi vuol fare in gruppo poi viene in qualche modo, gli viene assegnato un gruppo. Dai. WM. Allora, io volevo rispondere alla domanda che hai fatto adesso. Sì, riformula la domanda così, perché avendo salutato magari qualcuno si era dimenticato. Allora, come cercare di vivere nella propria vita di più il nome Al-Mujib di Allah subhanahu wa ta'ala? Sì. Se c'è una cosa che io ho imparato, sto imparando, sto interiorizzando anche ultimamente, è che spesso il dono e la privazione non, cioè sono degli standard umani, quando in realtà tutto andrebbe misurato, cioè andrebbe misurato secondo il criterio di sono vicino, sono lontano da Allah subhanahu wa ta'ala. So che è più facile da dire che da farsi, e quindi per quanto mi riguarda cercherò di ritenere mentalmente che Allah è l'Wakil, quindi è oltre al Mujib colui a cui io mi devo affidare in caso di necessità o anche in altri casi, fare più du'a e cercare di coltivare di più il rapporto con lui, subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Poi? Jazakallahu khairan, Miam. E scusa, ti sto sovraccaricando di lavoro, però se ti va scrivi anche questa cosa qui sul gruppo, cioè perché c'è una riflessione di fondo che secondo me ci sta. Sì, sì, va bene, inshallah. Hai 3-4 post da fare adesso. Vai. Poi, il form che ha condiviso Sumeya, scrivi Sumeya per cos'è, è per iscriversi o da individui o da gruppi per far parte del, per in qualche modo essere coinvolti nella cosa. Ah, per chi, adesso probabilmente metteremo la registrazione, qualora la mettessimo, per chi guarda la registrazione, richiedete a info@strongbelieveracademy.com le vostre preferenze. Volete stare in un gruppo, volete fare la cosa per conto vostro, e poi anche altre cose che vi dirò successivamente. Altri? Cosa faremo adesso in poi per rendere il nome di Al-Mujib più presente nella nostra vita, e cosa faremo affinché poi siamo khalifa di Allah migliori? Vai, Denia. Beh, inshallah chiederemo di più. Nel senso, non sottovaluteremo le nostre richieste, anche quelle più piccole, soprattutto dalle esperienze che avete condiviso. Cioè, sono state molto toccanti per me. Anche quella di Omar sul tiramisù o la pizza, cioè, che sono comunque richieste in cui non alzi le mani al cielo per chiedere. Magari le chiedi solamente col cuore, neanche lo dici con la bocca, ma solo dentro di te hai questo desiderio, invece di accantonarlo completamente. Collegalo a Dio, ma qualsiasi desiderio esso sia, sebbene arriverà, cioè questa sorta di dialogo quasi costante con Dio, tipo devo andare là, tu che dici, ci vado, vabbè io vado, poi in caso mandami per un'altra via, cioè questa sorta di relazione continua con Dio, inshallah.
Assolutamente. Ragazzi, posso aggiungere un'ultimissima cosa? Ultimissima, sì, ultimissima, sì, perché Degna me l'ha... Per collegarmi a Degna, poi ti passo VM. Cioè, ragazzi, anche per trovare parcheggio, cioè io quando salgo a Bolzano dai ragazzi da Omar K, che mi invita sempre a un ristorantino che però non c'è mai parcheggio vicino, cioè io mi metto lì, a volte mi agito anche un po' perché non si trova mai parcheggio, trovo parcheggio, sto facendo 5 euro di benzina solo per trovare parcheggio, 3 secondi dopo lo si trova. Quindi questa cosa che ha detto Degna, nelle cose, cioè, è un dialogo continuo. Voi quando siete con vostra moglie, con vostro marito, per chi non è sposato, col fratello, con l'amico, con la sorella, eccetera, eccetera, cioè non è che dite, ah no, mi rivolgerò a lui solo quando si tratta di cose importanti. Il rapporto intimo è per tutto. È per tutto. Il concetto che ha detto Degna è straordinario. È per tutto. Prendo le scale o prendo l'ascensore, dai, che aspetto l'ascensore, Yarab, fai che sia la scelta migliore. Perché? Siete califi di Allah subhanahu wa ta'ala. Ogni azione, ogni respiro è ribeda. Cioè noi, tutto quello che facciamo è ribeda. Per cui tutto dobbiamo coinvolgere Allah. Vai, we am. No, volevo solo dire che a volte invece le richieste alte sono date per scontato. Cioè, si dice chiedi e ti sarà dato, e io aggiungerei chiedi tanto e ti sarà dato di più. Quindi perché non essere ambiziosi anche nelle proprie richieste, nei propri due? E lo dico anche per, come reminder per la sottoscritta. Basta, bravissima. Ho finito. Bravissima. Questo è un altro punto che speravo fosse toccato, l'ambizione. Cioè, dov'è? Ci permette di essere ambiziosi. Che cosa ti... Chiedi all'Allah subhanahu wa ta'ala, Yara, voglio quello, aprimi le strade per quel progetto. Cioè, la gente parte con, ma non si può. Ma non si può significa che stai dicendo che Allah non è in grado di farti arrivare fino a lì. A me sarebbe piaciuto, cioè io per esempio ho delle persone laureate in sociologia o cose così, e all'Academy, che quando si erano candidate, no, io martello molto su questa cosa dell'ambizione, quando si sono candidate all'Academy dicevo, io mi sono laureata in sociologia, quando ero ragazzina pensavo a fare un progetto sociale in Marocco per però poi sono cresciuta. No, sei tornata indietro, non sei cresciuta. Cioè, diminuire l'ambizione non è realismo, è rinunciare. Il realismo non va in contrasto con l'ambizione, ok? Per cui, scusa, se non vedi che ci sono strade aperte, chiedi, aprimi le strade e chiedilo per un mese, due mesi, tre mesi, un anno, due anni, tre anni. Chiaramente datti da fare, seppur anche googlando la soluzione del problema. Come si crea un progetto che faccia questo tipo di risultato nella società. Come, cioè, capito ragazzi? Cioè, quindi, due porta anche ad ambizione, porta al fatto che magari io non ho abbastanza autostima da dire creerò una multinazionale della formazione per i musulmani. Ma so che non sono da solo. So che in realtà non lo faccio con le mie forze. Quindi, ya Allah, aiutami a realizzare questo grande risultato. Ok? Quindi l'ambizione. Wijden, Sumeya, in realtà usciamo. Vabbè, dai. Wijden, vai, e poi Sumeya. Allora, io innanzitutto volevo dire davvero Jazakumullah Khairan per la lezione e le varie riflessioni, perché, cioè, state aprendo un mondo. E infatti ero molto preoccupata perché, tipo, domani ho una verifica di scienze in inglese. E tipo, ero tutto il giorno che stavo pensando, ma ok. Comunque, rispetto all'ambizione, volevo dire che, infatti, cioè, mi ha ricordato un hadith del profeta, no? In cui diceva che quando chiediamo il Jannah, non dobbiamo chiedere per il Jannah in generale, ma per il Firdaus l'Ala. Bravissima. Se ti va di impacchettare questa riflessione, anche con quello che magari un po' ho detto io, con quello che hai detto tu, e impacchettarla e metterla sulla community, faresti un grande servizio, perché questo è una cosa. O anche WeM, però dai, WeM ne ha fatte tante. Wijden, lo fai tu? Solo che non sono dentro il gruppo di Facebook, perché non ho Facebook. Guarda, fatti Facebook solo per il gruppo. Allora se lo fa qualcun altro, e non so proprio perché WeM, però lo farà qualcun altro. Ok, ragazzi, Sumeya? Sumeya? No, io non ti sento, vai.
Allora, a proposito di ambizione, praticamente io volevo condividere questa, diciamo, questa mia esperienza. Io quando mi sono laureata, poi ho fatto un periodo di borsa di ricerca, mi vennero praticamente a dire in tantissimi, furono tanti, sorelle musulmane che mi dicevano che non potevo puntare a, diciamo, a ruoli molto, diciamo, alti nel mio settore. E io, diciamo, sono sempre stata una persona molto ambiziosa e proprio per dimostrare la presenza, diciamo, di Allah subhanahu wa ta'ala nella nostra vita, anche a quelle persone che mi dicevano che non è possibile arrivare, diciamo, in alto, io chiesi proprio di essere assunta in in una multinazionale importantissima a Firenze, dove appunto lavoro, e subhanallah, subito dopo il due della serie di una settimana, mi pare, mi chiamarono, erano 200 candidati su LinkedIn, e io dissi: chissà se guarderanno mai la mia, diciamo, la mia candidatura. E dopo una settimana, subhanallah, proprio perché io chiesi con la mia ambizione di essere assunta in questa multinazionale, mi chiamarono per il primo colloquio. Feci il colloquio e loro mi dissero che praticamente si erano già presentate 400 persone e mi avrebbero fatto risapere a breve. Per me quella risposta sembrava quasi no, vabbè, ci si rivede chissà quando. In realtà la sera stessa, subhanallah, mi chiamarono e mi dissero che ero assunta in questa multinazionale, proprio per farvi sapere che praticamente l'ambizione, cioè se uno è ambizioso chiede ad Allah sempre anche il più alto dei suoi desideri, e se uno lo chiede con, appunto, come avevate detto, con cuore sincero, Allah è sempre mujib, è più vicino proprio, cioè sempre vicino, è più vicino della nostra vena giugulare, quindi... Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, anche tu Sumeya, se sarebbe straordinario se condividessi questa tua esperienza sul gruppo, anche con gli altri. Io ci tengo che tante altre persone vengano coinvolte. Ragazzi, mettete l'hashtag nomi di Allah, ok? Così poi uno clicca nomi di Allah e vengono fuori tanti contributi, e poi vorremmo fare successivamente, vediamo come, vediamo perché, una raccolta di materiali su questi temi, e più roba c'è meglio è. Quindi nomi di Allah è l'hashtag con cui scrivere sul gruppo queste riflessioni. Ragazzi, adesso, quindi riassumendo, l'ultima domanda è, facciamo una sintesi dell'ultima domanda: che azioni pratiche farei da adesso affinché questo nome sia più presente nella tua vita e affinché tu sia un califa di Allah migliore? Per essere un califa di Allah migliore, questo nome ci aiuta a essere più ambiziosi. E altra cosa, io condivido con voi questo obiettivo che mi sono posto anni fa, grazie a un mio maestro spirituale che mi ha aiutato tantissimo, ovvero fare una sessione, al di là dei due qua e là, che ci stanno e sono importanti, quindi ya Rab aiutami qua, ya Rab, sei lì che cosi il cacciavite, ya Rab, e apri, eccetera eccetera, no? Ya Rab non diventa rosso, ok, al semaforo, e andate, ma a parte queste cose piccole, che le dico ridendo, ma non sono da prendere in giro, perché siamo costantemente in ruolo di califa di Allah subhanahu wa ta'ala. Se qualcosa che stiamo facendo non va bene come ruolo di califa, non dovremmo farla, aslan, ok? Di principio. Quindi al di là di questo, quindi ambizione, e al di là di chiedere questo dua anche nelle cose piccole, fare, io vi consiglio, come consiglio a me stesso per primo, fare una sessione al giorno di dua intenso. Cioè mettete lì 10 minuti per fare, cioè per lavorare soprattutto sulle robe a lungo termine e sull'immediato. Io vi consiglio davvero di, prima di farlo, prima di prendere questa abitudine, prendetevi 10 minuti, ok? E però fatelo sul serio, ragazzi, perché cioè, facile da fare, facile da non fare, però i risultati a lungo termine sono troppo differenti. Per cui fatelo, cioè io lo so che adesso viene, sì, lo farò, poi lo rimanderete. Calendarizzatevi un momento per fare questa cosa qui, e mettetevi lì 5 minuti, fate un brainstorming di tutto quello che volete realizzare nella vita,
di tutto quello che volete fare come califa di Allah in questa vita, tutto quello che volete in questa vita e nell'akhirah, ok? E fate l'elenco e poi strutturate un ordine affinché poi nella preghiera, cioè nel vostro dua quotidiano, ripercorriate questo percorso. E fatelo anche col foglietto all'inizio, poi dopo lo studierete a memoria, però all'inizio fatelo anche col foglietto. E fate sempre una componente di dua sui vostri progetti di vita, se ne avete, se non ne avete siete invitati alla Strong Believer Academy, c'è anche una sessione di coaching gratuita, basta scrivere a info@strongbeliever.com, su mail, se riesci a scrivere l'email nella chat mi fareste un gran favore. Quindi se non avete un progetto di vita siete benvenuti alla Strong Believer Academy, gli altri, gli Arab, progetti di vita, quindi tutto a lungo termine, e poi andare e calare sempre più nel dettaglio fino alle questioni quotidiane e immediate. E la seconda cosa, la terza cosa, che quindi ambizione, seconda cosa, fare dua quotidianamente, dua intenso, chiamiamolo, ok? Dua intenso. Terza cosa, cominciare a migliorare la propria preghiera, per chi già non lo fa, a partire da sujud. Perché sujud è il momento in cui dopo che fate tasbih, c'è dua. Quindi migliorate la vostra preghiera, miglioriamo. Io, cioè, pure io devo continuare a migliorare. Miglioriamo la nostra preghiera a partire dal sujud, perché è il momento in cui sei prosternato e chiedi ad Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi impariamo a fare più dua possibile già durante il sujud. E detto questo, io direi di passare al... Facciamoci un minuto. Volevo fare 5 minuti, facciamoci un minuto. Ok? Un minuto di tasbih, in cui diciamo insieme, adesso io lo dico con voi, no? Però diciamo insieme Subhanaka ya Mujib. E mentre lo diciamo, ragioniamo su come vogliamo implementarlo nella nostra vita, cosa è successo nella nostra vita, aneddoti della nostra vita su questo, le cose che abbiamo detto fino adesso. Quindi mentre riflettiamo, ripercorriamo su questo, le fissiamo con dhikr e prendiamo hasanat insieme, così facciamo anche dhikr jama'i. Quindi a un minuto da adesso, partiamo adesso. Subhanaka ya Mujib, 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 Subhanaka ya Mujib. Che Allah subhanahu wa ta'ala accetti. E abbiamo concluso la nostra sessione. Adesso, tra virgolette, ci diamo i compiti per casa, ok? Compiti per casa sono esattamente fare o individualmente o in gruppo questo percorso su almeno 10 nomi da qui al prossimo workshop spirituale, ok? Inshallah cercheremo di tenere un ritmo di un workshop al mese, e tra un workshop e l'altro non è che c'è il vuoto, c'è la condivisione continua sul gruppo. Poi noi come Dream Team, come staff, eccetera, eccetera, andremo a selezionare alcuni contenuti secondo certi parametri, non vuol dire che siano i migliori, ma magari sono più coerenti con un progetto rispetto a un altro, e chiaramente daremo a Cesare ciò che è di Cesare, selezioneremo alcuni contenuti e li raccoglieremo in qualcosa di, adesso è ancora tutto da definire, però ecco perché è importante l'hashtag nomi di Allah. Quindi per esempio, facciamo un esempio, prossimo nome che affrontate è Ar-Razzaq. La definizione, Razzaq è colui che dà sostentamento, vari significati che ci stanno attorno. Che ruolo ha avuto nella tua vita? Hai aneddoti su questo nome? E lì, sul Razzaq, ho trovato lavoro in quella maniera, pensavo, ero rimasto senza soldi, è successo questo, eccetera, eccetera. Che funzione ha questo nome nella vita del califa? Quindi fa delle riflessioni, ok, io come califa di Allah subhanahu wa ta'ala in questa terra, perché Allah mi ha rivelato questo nome del Razzaq?
qual è la funzione del Razak nella mia missione, ok? Che azioni pratiche farò da adesso in poi affinché questo nome sia più presente nella mia vita, affinché siamo califa di Allah migliori, quindi aumento le mie competenze per avere più rizq, do più sadaqat perché sadaqat danno più rizq, faccio più istighfar perché l'istighfar aumenta il rizq, eccetera, eccetera. Ok? E poi un minuto di tasbih e poi riflessioni a go-go sulla community. Ok? È molto molto semplice. Molto molto semplice. Ragazzi, mi raccomando, di nuovo ti chiedo su Meglia di ricondividere il form. Iscrivetevi nel form per ricevere varie informazioni di coordinamento. Ok? Iscrivetevi nel form perché via email, ragazzi, io vi invito a salvarci come contatto preferito, come contatto, perché sennò le nostre mail finiscono nello spam, però è meglio se ricevete le cose magari via WhatsApp, siete in contatto con una persona a cui potete fare le domande, eccetera, eccetera. Sumeya è adibita, si è proposta per questo compito qui, e quindi iscrivetevi al form, così poi ci si organizza, ok? Fate questo lavoro qui, o individualmente o in gruppo, con 10 altri nomi, da qui al prossimo workshop, che penso sarà sempre per la metà, o per la metà o per la seconda metà di maggio, inshallah. E quindi, niente, quindi, ripeto, potete farlo individualmente o farlo in gruppo da 5 persone, scrivete nel form e Sumeya vi contatterà dicendovi a che gruppo appartenete. Per chi già faceva parte di un gruppo e vuole rimanere con quel gruppo, lo faccia, non è un problema, anche se consigliamo di girare e non rimanere fissati con un gruppo per conoscere più gente possibile, perché la buona compagnia viene da questo, da conoscere più gente possibile, poi qualcuno vi rimarrà amico intimo, no? Se qualcuno di voi ha delle abilità tecniche, questa è una cosa importante, ragazzi, vi prego, pazientate, siamo alla fine, io devo andare via alle 6. Se qualcuno di voi ha delle abilità tecniche o artistiche che vuole mettere a disposizione per creare contenuti impattanti anche visivamente, compili il form che adesso la sorella Denia invece metterà. Quindi ci sono due form. C'è il form di Sumeya per partecipare, diciamo, a questo studio collettivo, a questo percorso collettivo, ok? Che in realtà potete fare anche individualmente, però se sappiamo bene o male quante persone ci sono, eccetera, eccetera, anche per tenere sul pezzo, perché poi metteremo a disposizione il fratello Omar, avete sentito prima, no? È molto preparato, lui potrà aiutarvi sulle fonti, potrà aiutarvi con delle riflessioni, sarà un po' il vostro, cioè su me è il punto di riferimento dal punto di vista organizzativo, Omar è il punto di riferimento dal punto di vista di supporto proprio per il percorso spirituale. Se qualcuno o qualcuna ha problemi a sentirsi via WhatsApp con un uomo, ok, perché magari c'è il marito che le fa un casino, roba di questo genere, al netto del fatto che Omar è una persona super rispettabile e già ha fatto questa cosa, questo lavoro per tanti anni, quindi non dovete assolutamente preoccuparvi, però se proprio qualcuno ha un problema in casa, che se il papà la sgama, che scrive con un ragazzo, si fa strane idee, c'è la sorella WM Masrur, ok, che può aiutarvi, anche lei è a contatto con gli altri, quindi vi può dare una mano. Quindi riferimento organizzativo Sumeya, compilate il form, riferimento dal punto di vista spirituale, di supporto, di come state, eccetera, come sta andando, è Omar K. Ok? Compilate il form così anche vi tiene sul pezzo, perché Omar K ha anche questo compito di, no, senza stress, però di, magari vi perdete negli impegni quotidiani, di tenervi un attimino sul pezzo, e con lui we am. E dicevo, se qualcuno di voi ha delle abilità tecniche o artistiche, che vuole mettere a disposizione per creare contenuti impattanti anche visivamente, compili il form, così se ci saranno contenuti che emergono nella community, possiamo trasformarli in qualcosa di più sofisticato e impattante, grazie alle competenze di queste persone. Per chi, adesso non so se faremo la registrazione, per chi sta guardando la registrazione, basta che scrivete a info@strongbelieveracademy.com le vostre esigenze, quindi se volete farlo in gruppo o individualmente, o se avete competenze tecniche o artistiche che volete mettere a disposizione per creare contenuti ancora più impattanti. E se c'è qualcosa in cui magari non siete esperti, ma in cui volete cimentarvi, fatelo pure. Cioè, se qualcuno di voi vuole provare a fare video, vuole provare a fare grafiche, disegni, eccetera, eccetera,
può benissimo farlo, anche se è la prima volta. Buttatevi, fate esperienze, imparate nuove cose, nuove competenze, mettetevi in gioco prendendo hasanat e anche crescendo personalmente e spiritualmente. La community Strong Believer è il vostro luogo in cui dar sfogo alla vostra espressività scritta, grafica, video, poesia, eccetera, eccetera. Potete fare anche le zoom tra di voi e fare un montaggio bello delle riflessioni. Adesso vediamo con Denia se riusciamo a farlo anche con questa diretta qui, se riusciamo a fare un bel montaggio con le varie riflessioni, ok? Potete scrivere post in cui sviscerate un nome di Allah subhanahu wa ta'ala, o in cui raccontate una vostra esperienza o riflessione, potete fare disegno grafico, potete addirittura fare scenette, no? O fare un po' di storytelling, quindi per passare un messaggio, quindi inventarvi una storiella per passare un messaggio, quindi sbizzarritevi. Quando pubblicate, fatelo con l'hashtag nomi di Allah, così chi vuol vedere tutti i contenuti può farlo con l'hashtag, e anche perché poi faremo, vi dicevo, una raccolta in cui inseriremo anche alcuni contenuti di quelli che farete per fare qualcosa di impattante, inshallah. E concludiamo, sono le sei, con un versetto e con un detto. Il versetto è: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ovvero, non c'è migliore azione, non c'è chi opera meglio rispetto a chi invita ad Allah subhanahu wa ta'ala e fa del bene, e dice e si dichiara: io sono dei musulmani. Per cui, ragazzi, questa è un'opportunità di imparare e fare da'wah e rientrare in questo versetto. E poi il profeta sallallahu alaihi wasallam ci insegna: man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujur man ittaba'ahu la yanqisu dhalika min ujurihim shay'an. Ok? Quindi chi invita qualcosa di buono, chi stimola una buona consuetudine, una buona azione, un miglioramento della sua spiritualità, mendà ila huda, chi invita qualcosa di buono, Allah subhanahu wa ta'ala vi dà l'ajr, ok? Vi dà l'ajr delle buone azioni che vengono fatte a voi senza che chi le faccia venga tolto niente. Facciamo un esempio. Io, oppure Musa ci insegna un modo particolare per fare dua, o ci dà una riflessione che ci cambia, che ci spinge all'azione, no? Noi 50 facciamo questo, o 30 di noi cominciano a fare questa buona azione. Musa prende il hasanat senza che noi ci venga tolto niente. Addirittura mettiamo noi, lo insegniamo ai nostri figli, o ai nostri fratellini, o alla nostra mamma, o al nostro amico. Musa continua a prendere il hasanat, e noi pure. Ok? Quindi non sottovalutate questa cosa qui, dateci dentro nella creazione di contenuti sulla community, perché poi l'effetto palla di neve permetterà di trasformarli in contenuti molto impattanti. Ok? Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sbloccate i microfoni e fatemi sentire la vostra voce. Assalamu alaikum. A presto, ragazzi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Marwan. Wa alaikum assalam.